Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti questa sera su Unpacking. Allora, dopo ieri sera, dopo il finale di New Cab, ero un attimino triggeratino, come forse si sarà notato dallo streaming. Ciao, buonasera Barbara. Hai visto? Qualcuno ha guadagnato un regalo anziché le botte questo sabato. Ciao cara. Dicevo, ieri sera ero un attimino triggerato dopo il finale di New Cab. E ha ragion veduta, perché anche pensandoci a mente fredda, dopo un'intera giornata, ritengo comunque che il finale di New Cab avrebbe potuto essere gestito molto meglio. Comunque, mi sono detto, per rilassarci un attimino, dopo un finale così... Ah, insomma, no? Così focoso? Io che non sono qui per coercizione, esatto, sei qui di tua spontanea volontà e molto felice di farmi compagnia questa sera. Dicevo, ho deciso di provare Unpacking, che è un gioco che è uscito da un paio di giorni e sembra un gioco molto tranquillo, come potete ben vedere dai suoi colori pastello e dalla scritta in Comic Sans che mi fa morire dentro. Che cos'è Unpacking? È un simulatore di trasloco, praticamente. Andiamo subito a vedere un attimino di cosa si tratta. This book belongs to Uso. Ok. Praticamente il gameplay di questo gioco, 1997, consiste nel arrivare in una nuova casa, aprire gli scatoloni, prendere quello che c'è dentro e poi metterlo a posto. Adesso, io non ho ben capito se il gameplay sia esclusivamente questo e se si basi pressoché su niente. Oh, posso anche... No, come fa? Ah, con questo, ok, perfetto, ci sta. Posso girarlo a mio piacimento, perfetto. Non ho ben capito se il gameplay si basi solamente su questo, se ci siano delle cose da scoprire. Sono in realtà abbastanza curioso. Quindi niente, proviamo un po' a vedere di cosa si tratta. Qui facciamo la mensola dei cavallini, dei pony carini. Oddio, cos'è sto coso? L'ho già visto. Com'è che si chiamavano? Erano tipo quegli elfi, no, quegli elfi, quegli gnometti del cazzo che andavano di moda negli anni 90, me li ricordo benissimo. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo, lo mettiamo qui. Ok. Ah, qua facciamo le action figure. Ma allora no, aspetta. Prendiamo queste, facciamo la mensola dei dettagli alle action figure, dai. Ok, così va meglio. Il Tamagotchi! Tamagotchi sul cuscino. Oh no, posso metterlo sotto il cuscino. Ok, ci sta. Lo metto sotto il cuscino così la mamma non mi può vedere la notte mentre ci gioco. Ha. Big brain time. Allora, i peluche, dai, sul letto, da che mondo è mondo. Ah, puoi anche zoomare o dezoomare. Bellina questa cosa. Posso spostarmi tipo un pochino con... No, non posso. Oh, però posso aprire... Bella sta cosa. Ok, un quadretto, lo mettiamo qui. La radio. La radio la mettiamo... Questa è una scrivania. Io ce l'avevo un letto a soppalco con sotto la scrivania. Era molto più carino di questo, devo essere sincero. Ma non aveva le mensole. Perché la scrivania prendeva tutto il lungo del letto. Era bella spaziosa. E queste sono cassette, quindi le mettiamo per forza accanto alla radio, direi. Il libro qui. Perfetto. Un altro libro qui. Ok. Oh, un altro libro. Dai, va bene così. Però mi dà fastidio che siano di... Oh, abbiamo finito un pacchetto, ok. Mi dà molto fastidio il fatto che siano di altezze diverse. Forse posso tipo... No. Speravo di poterlo mettere tipo... Aspetta, ma si vede ancora il quadratino, eh? Ecco qua. Risolto. Bro! Hai visto che bei giochini che portiamo in streaming, Gianni? Tagliali. Cose, i libri? Mi dissocio dal tagliare le cose. Ah, beh, lo zaino è quello di Sailor Moon, dai. Barbara, tu che sei fan, riconoscerai sicuramente la mezzaluna di Sailor Moon, no? O non è quella di Sailor Moon? Non lo so, non ho mai guardato Sailor Moon assiduamente. Papà voleva una femminuccia? Mi spiace. Vabbè, ma tecnicamente credo che questa sia la stanza di una ragazzina.
probabilmente sì, dai, lo zainetto di Sailor Moon, i pony. Teniamo qua, dai. Lo sapevo. Oh no. Se lo aspettavano tutti, dannazione. Tutti sanno che sono umbroni. Cos'è questo sessismo? Vabbè, dai, adesso non è sessismo. È che negli anni 90, specialmente, cioè, tutti si aspettavano che le ragazzine guardassero Sailor Moon, mentre maschietti, un attimino più verili, guardassero Magica Doremi, chiaramente. Poi, fra l'altro, vedi, una ragazza però ha anche il trofeo di calcio, quindi non è sessista questo gioco. Barbara, il sessismo è negli occhi di chi guarda. Allora, da cosa assumi che sia la camera di una ragazzina, scusa? Perché è tutto rosa, dai, cioè... No, scherzi a parte, non lo so, mi ha dato l'impressione di essere di una, la cameretta di una ragazza, anche perché le sue action figure sono femminili, no? Infatti sei tu che sei sessista. Però potrebbe anche essere la camera di un ragazzino, perché appunto c'è il righello con la quale si, insomma, si misura, no? Diario sulla scrivania, scusa. I pastelli colorati li mettiamo qua. Aspetta. No, dai, non posso. Ma scusa, davvero? Ma non li posso mettere con l'etichetta dall'altra parte, che fastidio. Ah, però è vero, perché si aprono da qui, quindi ci sta. Io non sono sessista, comunque, Barbara. Le tue allegazioni mi feriscono molto, perché so di non essere quel tipo di persona. E anzi, sono molto triste nell'apprendere che tu mi vedi così. Perché è una visione distorta di me, a mio parere. Questo che cos'è? Un album dei ricordi, tipo? Lo mettiamo qui. Oh, Simon Says. Dai. Super anni... Cos'è questa roba? È la trottolina quella che giri così? Ci sta qui? Ci sta qui, lo mettiamo qui. Il cubo di Rubik. Ha quattro fa... No, sono tre. Sì, sono tre. Ok, il cubo di Rubik lo mettiamo qui. Tanto la trottolina chi cazzo la usa, dai, siamo onesti. Ok, il cestino lì. Cos'è sta roba? Ah, è tipo la dama? Dama scacchi? Procedure. Non so cosa sia. Vabbè, li impiliamo. Bene. Abbiamo concluso un altro scatolone. Credo che sia anche una specie di puzzle, nel senso che c'è un tot di spazi, ma non so se c'è spazio, o meglio, ci sarà sicuramente spazio per tutto, credo. Ma non so se puoi tranquillamente buttare la roba a cazzo di cane e comunque farci stare tutto. Non è detta questa cosa, può essere che sia una specie di puzzle. Qua ci sono i draghetti, mamma mia, quanti peluche che hai però, signorina, eh? Draghetto lo mettiamo qui però, di fianco, perché ha il posto d'onore, perché guarda quanto cazzo è grosso e guarda quanto cazzo è bello. Ve l'ho detto porco due al posto di procedure, perché sei malato, Gianni. Mi spiace dirtelo, ma hai un serio problema. Questo cos'è, tipo il tappetino del mouse? Ah no! No vabbè. No vabbè. No vabbè. Il cucciolo angioletto con gli arcobaleni sulle nuvole. No vabbè. Ok. Ah, questo cos'è, un investigativo? Oh no, non ci stanno più i libri. Oh no, ci sono altri libri che non ci stanno più. Il Game Boy! Il Game Boy. Anche questo sotto il cuscino. Perfetto, così la mamma non ci vede giocare di notte. Io sono diventato mezzo cieco giocando i videogiochi e leggendo di notte, ragazzi. Non lo fate mai, bambini. Che poi diventate ciechi come me. Ho perso un sacco di diottrie così io. Oh, ce l'abbiamo fatta? No, non abbiamo fatto... Ah no, abbiamo preso la fotocamera, quindi possiamo fare le foto adesso, immagino. Senti, togliamo un po' di roba da qui, perché mi sembra un po'... No? Un po' troppa roba. Questo lo mettiamo qui, che tanto non lo useremo mai. Sei diventato cieco per quello. Farò finta di non capire la tua allusione, o meglio, la ignorerò bellamente. Però no, seriamente, da quando poi ho smesso di leggere e giocare al Game Boy, all'epoca ben amato Game Boy Advance, che non aveva la luce
la luce incorporata, ho smesso di perdere diottrie anche stando 20 ore al giorno davanti al computer. Questa cosa è pazzesca. C'è un cassetto, sì, è qua. Abbiamo messo... Ah, tu dici di mettere anche questi qui? Non ci sta tutto, però. Quindi tanto vale mettere tutto qui a sto punto, secondo me. Ok. E poi abbiamo la corda. La corda la mettiamo sul lampadario. No. No, mi dissocio, chiaramente. Mi dissocio, era una battuta. Bene, abbiamo finito. Però io metterei anche Simon Says e l'album dei ricordi qui. E anche il maialino, perché alla fine è meglio... tenere da parte. Anche qui c'è un po' un cacatoio, però mettiamo così le forbici dalla punta arrotondata, la gomma, e poi questi li mettiamo, dove li mettiamo? Secondo me possiamo fare così. Allora, guardate, guardate, guardate il lampo di genio adesso. Prendiamo i My Little Pony, li mettiamo qui, questi li mettiamo qui. Anzi, guarda, possiamo fare una cosa intelligentissima di più assai. Ancora di più assai. Ovvero, mettere i My Little Pony qui. Poi, i libri qua così. Riusciamo a metterli tipo in ordine di colore? Blu, verde acqua, bianco, arancione rosso. Dai, ci sta più o meno, anche se non sono della stessa altezza. Ma sti cazzi. Poi, facciamo che i colori li mettiamo qui per forza. E poi qui ci mettiamo il nostro diario segreto. No, il diario segreto, dai, per forza nel cassetto. E qui ci possiamo mettere qualcosa? La boombox? No. Boombox lo mettiamo... Dai, qui. Però le cassette vanno insieme alla boombox. Uffa. Allora, qui ci possiamo mettere il trofeo accanto ai libri, così dimostriamo che siamo delle persone acculturate, ma allo stesso tempo sportive. E anche un po' giocherelloni, perché sta dietro il coso, perfetto. Il boombox lo mettiamo qui, con le cassette accanto, davanti magari, così non ci sono le casse coperte. Poi qui abbiamo questo qui. Abbiamo questo spazietto vuoto, che secondo me potremmo utilizzare per qualcosa tipo... la macchina fotografica. Che succede? Perché le mani nei capelli? Non capisco. Non capisco. Non ci sta, non ci sta. Aspetta. C'è il plot twist, ragazzi. Ok. Non me l'aspettavo. Dai, ma che storia. Ok, va bene, ci sto. E vabbè, dai, mettiamole qua le cose. Dai. Abbiamo finito. Abbiamo finito, bene. Adesso... adesso? Abbiamo ottenuto uno sticker, credo. Ah no, una foto ricordo. Finalmente la mia cameretta personale, ok. Ah, qui ci sono tutti gli sticker vari degli achievement che prendi, immagino. Heck yeah, beginning, wow. Poi qui cosa abbiamo? Adesso si trasferisce di nuovo, non lo so, lo scopriremo, ma immagino proprio di sì. Ti tocca rifarlo, sì. Temo proprio di sì. 2004, 7 anni dopo. Beh, 7 anni dopo vuol dire che molto plausibilmente la ragazza si è trasferita per il college, no? Allora, iniziamo da questo pacco. Qua abbiamo i Murmur. Vabbè, i libri sullo scaffale. Altri libri sullo scaffale. Poi li organizziamo. Cos'è sta roba? Ah, questi sono i colori. Le piace colorare. Guarda qua. C'è tutto il kit. Altri libri. E ma quello è un uomo nudo con un cappello da cowboy. Moncas. Altri colori mettiamo qui. Altri libri mettiamo qui. Poi li mettiamo tutti in ordine, i libri. In ordine di altezza, chiaramente. Il mouse lo mettiamo qua, sulla finestra. Così, a caso. Altri colori, non ci sta più niente. Ah, abbiamo 2 stanze adesso. Ah, attenzione, 3 stanze. È un... Una mini casetta, dai. Ci può stare. Vabbè, il righello che non può mai mancare per chi si deve misurare il cazzo. Cosa abbiamo qui? Ah, ok, qua ci sono tipo... No.
2004-2005, questa è l'agenda, quindi magari la mettiamo accanto al computer perché la useremo spesso. Questo che cos'è? Tipo un vocabolario? Perché lo mettiamo qui sotto, qui mettiamo altri libri. E ancora libri. Su quella più alta, è così se cade perché c'è troppo peso per colpa dei libri, rompe tutto, devasta il mondo e abbiamo fatto un casino. Il computer, il computer lo metti sotto. Eh sì, per forza. Claustrofobica sta... Cioè, ragazzi, io per farvi capire ho una... una scrivania di 180 centimetri. È larga così. No, credo di non starci proprio nell'inquadratura, se devo farvelo vedere tutto. Beh, è larga così. Non ci sto. Cioè, così. È larga così la mia scrivania. Io non so come fisicamente una persona possa stare in uno spazio così ristretto per utilizzare il computer. Ma è un Fury. Ma la nostra protagonista è una Furry. Possiamo buttarla fuori dalla finestra, tipo, no? La mettiamo in bagno. La mettiamo in bagno così quando va... Sì, ti prego, la mettiamo in bagno. Quanto vuoi bene, mamma. Tanto così. Allora. Oh, il maialozzo. Spero che ci sia ancora anche il draghetto. Spazzolino, vabbè, lo spazzolino lo mettiamo, direi. Qui, proprio... Quanta igiene. Quanta igiene. Sbattuto... Ah, beh, chiaramente. Questo lo mettiamo qui. Poi, ah, la statuetta. La statuetta, questa non so se la sapete, ma si... Non so se lo sapete, ma si usa tipo per... per vedere un attimino come si muove il corpo facendo... O meglio, come dovrebbe stare il corpo facendo particolari movimenti, tipo. Qui abbiamo la radio. La radio la mettiamo... Dove cazzo la mettiamo? Sulla sedia, perfetto. No, non lo sapeva nessuno. Perfetto, sono contento di avervi insegnato qualcosa, Barbara. Hai visto? Meno male che siete passati in streaming oggi. È sempre piacere essere d'aiuto alla comunità. Cos'è sto robo? Ah, sono le cassette! Le cassette... Allora, a me sinceramente sto coso sta un po' sulle palle. Possiamo nasconderlo qui. Le cassette le mettiamo qui. No, non volevo. Meno male che assolutamente non sono stata costretta a venire qui. Hai visto, Barbara? Adesso sei ancora più contenta di non essere stata costretta a venire qui. Una scarpa, sì, Gianni. Cioè, nel senso, una alla volta. Poi piano piano... No, ho aperto due scatoloni. Questo mi dà molto fastidio. L'altra scarpa. Hai visto che abbiamo trovato anche l'altra scarpa? Hai visto? No, scusami, però... Contrario. Che le prendi dalla punta. Lo scarpone! Lo scarpone lo mettiamo qui. E questo si chiude. Vai, la borsetta la mettiamo qui, tanto chi se ne frega dell'airflow del computer alla fine. Cos'è sto cosa? Un iPod? E un iPod lo mettiamo... Vabbè, qua sulla scrivania, dai. La useremo spesso. Giacchetta qui. La maglietta qui. È una ragazza, dai, questo è palesemente un taglio da ragazza. Su via. I pantaloni. Ah no, vabbè, abbiamo già questi, quindi impiliamo lì. Il maialino! Maialozzo lo mettiamo qua. Altra maglia. Oh, che bella questa maglietta, molto carina. La vorrei anch'io una maglietta così. Piace molto. Posso tipo swapparla, no? Così, ecco qua. Molto bellina, mi piacciono i colori. Oh, guarda chi c'è. La nostra action figure di fiducia. Altri jeans, mamma mia quanti jeans. Un pallone, a caso. A casissimo proprio. E qua c'è l'ingresso, quindi lo metterei tipo qua. Poi abbiamo... Non hai un cassetto qualcosa? Per l'amor di Dio, no aspetta. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Un'altra maglietta. Ok, le magliette mi sa che sono da iniziare a impilare. Chiudiamo questo, perfetto. Poi... Reggiseni, giustamente. Vedi? È una ragazza. Avevo ragione io. Sei tu che sei sessista, Barbara. Ho un poster. 3 miles home. Out here. Ok. Oh, che cos'è questo? È un Game Boy tarocchissimo. 2004 già si parlava di PSP, mi sa, no?
Magari un ragazzo a cui piace mettersi le G-Senior, magari ti devi fare i cazzi tuoi, Barbara. Cosa ne pensi, eh? Eh? Mm? Ah? Mm? Ma io non lo so. Vabbè, il Game Boy chiaramente è qui. Ma come lo usa esattamente il computer senza una tastiera? Ah no, scusami, il Game Boy è qua insieme al... Adesso ci si è liberato. Uff, abbiamo anche il cassetto, attenzione. Attenzione, abbiamo anche il cassetto. Quindi, cosa possiamo metterci nel cassetto? Un cazzo per ora, perfetto. Il lamicetta! Questo che cos'è? Ah, Donnie Darko. Questo è Donnie Darko, palesemente. Una gomma. La mettiamo qua, direi. Cos'è? È tipo una 24 ore? E vabbè, la mettiamo anche questa. Io direi qui dietro. Alla ragazza piacciono bei film, allora? A me Donnie Darko non è dispiaciuto, però non ha neanche fatto impazzire. Oddio, ma queste sono delle calze con il fiocchetto? Io sono un grosso fanatico delle calze col fiocchetto. Magari sono mutandine, non si capisce bene. Tostapane, il tostapane lo mettiamo accanto alla vasca. Possiamo metterlo accanto alla vasca? Qua, perfetto. Allora. Lo sapevano! Lo sapevano! Bastardi, se l'aspettavano! Oh no! Oh no! Ah, ma che figo, puoi mettere tipo gli effetti per fare le foto. Ma dai, con i filtri. Ma che bello sto filtro. Questo qua mi piace. Super saturato, ma che bello. Ah, io posso continuare a giocare così? No, peccato. Peccato, mi piaceva super saturo. Ma queste davvero sono mutande. Cioè, si piegano così le mutande. E io uso solo boxer, quindi li piego diversamente. Però a sto punto, scusami, farei un cassetto per i reggiseni e un cassetto per le mutande, dato che non ci sta tutto insieme, no? Scusami, anche questi magari in ordine di colore. Eccole qua, ancora mutandine, immagino. Il cubo di Rubik è qua, anche lui sulla finestra. Mamma mia, quante mutande! Troppe mutande. Giallo? Grazie per l'informazione, in che senso, Barbara? Che informazione ti ho dato? Ma questi Scott Pilgrim? No, non è vero. Pensavo fosse Scott Pilgrim, ci ho sperato per un attimo, ma... Ah, puoi anche appenderlo al muro, perfetto. Lo appendiamo in cucina, lui. La cucina ancora no... Ah, no! Ma abbiamo altri pacchi in cucina, fuck! No, ok. Per averci detto che indossi solo boxer. Vabbè, può essere utile. Era un'informazione... Dai, la mettiamo qui. Scott Pilgrim, quella cagata, intendi quel fantastico... Noi abbiamo spazio per un'altra maglietta qua. Vediamo com'è questa. Dance, no. Questa qui però col micetto. Bellino. Altre mutandine. Altre mutandine. Ma tutte le ragazze hanno così tante mutande? Ok. Quante sono? 3, 6, 9 paia. Mamma mia. E che? Ti lavi una volta ogni due giorni? Come fa la gente a vivere così? La radio sveglia... Radio sveglia sul comodino? No, facciamo così. La radio sveglia la mettiamo qua perché così ti devi alzare un attimino per... Ah, possiamo cambiare l'orario? Ok. A noi maschi maschi... Ma esatto, capito? Cioè, una volta ogni 2 mesi, noi maschi, cioè, ho capito. Oh, quante magliette. Oh, wow, questa è bellina. Mi piace col pizzo. Carina. Oddio, quanto è brutto sto coso. Vabbè, il mouse, dai, mettiamolo qua. Sento un po' stronzo a lasciarlo lì. La Tour Eiffel! Allora, dov'è la pattumiera? C'era una pattumiera da qualche parte? No, era nella stanza prima. Vabbè, lo mettiamo per terra accanto alla porta, così ci ricordiamo di buttarla la prossima volta che usciamo. Dove lo mettiamo questo stereolone? Perché per ora sta ancora qui. Il bagno sul cesso, ci può stare, hai ragione anche tu. Vediamo. Perfetto. Ok, così quando ti manca lo stimolo ce l'hai lì pronta. Là. Questo che cos'è? È una sciarpa, tipo? Sì, è tipo una sciarpa, immagino. Ok. Questo è il pigiamone, quindi mettiamo qui. E poi questo sopra. Altre mutande, mamma mia. Ma quante?
Ma qua... vabbè, sì, 12 paia. È che... vabbè, adesso. Non ci stanno più i libri qui. Male, male, male. Ancora magliette. Oh no. Vabbè, le mettiamo qua. Allora, aspetta, mettiamo le felpe tutte insieme. Questo secondo me è un altro pigiama comunque, ridendo e scherzando. Quindi farei che questo sta qui, questo sta qui. E poi facciamo che questo mettiamo qua. Con Pedo Bear. E poi i jeans tutti impilati uno sull'altro. Là! Va che bella! È stranamente soddisfacente, devo essere sincero, eh. Mi dà soddisfazione riuscire a concludere... Ah, guarda, possiamo metterlo qui. Oh no, non posso impilarli, peccato. Vediamo, questo si può chiudere. Ma alla fine abbiamo un solo stivale. Scusate. E l'altro stivale? Vabbè, lo lasciamo qui per ricordarci che ne abbiamo solo uno, poi magari ci ricordiamo. Vabbè, questa la lasciamo qui per ora. Allora, il bagno, siamo a posto. Ah no, 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 guarda, c'è una scatola anche qui. Apriamo, apriamo. Allora, vabbè, tovaglia, il saponetta, là. Ah, ecco, guarda qua, guarda qua. Oh, dicevo io che era troppo poco igienico buttarlo lì per terra. Deodorante, lo mettiamo qua. Profumo. Perfetto, la spazzola, che non può mancare. Bagnoschiuma. Kit medico. Può servire, mettiamolo lì. Altri reggiseni, perfetto. Perfetto. Oh, guarda, ci sta giusto giusto. Beh, speriamo di non averne altri. Perché stava nella roba del bagno il reggiseno? Vabbè. Queste che cosa sono? Tipo guard... Ah no, sono tamponi. Sono tamponi. Vedi Barbara? Era una ragazza. Aspetta, ok. Non c'è più spazio però per la carta igienica. Vabbè, la mettiamo... Qua. No. Perfetto. Oh no, altra carta igienica. Questo è il mega accappatoio. Potrebbero essere tamponi anali. E che cosa te ne fai esattamente di tamponi anali? Questi sono altri assorbenti. Ah no, sono assorbenti e tamponi. Beh, dai. Se sul tampone potevi ancora avere un minimo di senso, sull'assorbente mi sa di no. La pattumiera per i tamponi. Una padella. Ok, mettiamola qua. E questo abbiamo concluso. Perfetto. Rifello va qua. Perfetto. Ancora meglio, così non rompe neanche i coglioni a stare lì in mezzo. Ah, no, 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 scusami. C'è il cestino, c'è il cestino. E non me la fa buttare, però. Deve essere un bug. Deve essere un bug. Eh no, vabbè, niente. Contattiamo gli sviluppatori, diciamo, di sta problematica. Probabilmente con la prima patch la risolveranno, perché è una roba che inficia pesantemente sull'esperienza di gioco, secondo me, quindi... Penso che a breve risolveranno tutto. Sono fiducioso nelle loro capacità, ecco. Allora, qua abbiamo tazze, tazzine e tazzoni. E tassoni. Lo zucchero vicino perché ci piacciono le cose zuccherate. Questo che cos'è? Il coso dei biscotti? Mettiamolo qua sopra così non ci viene voglia di mangiare i biscotti. Oh, biscotti. Posso fare tipo... Vabbè, dai, mettiamolo qua. Poi altre cose. Va bene, possiamo impilarle. Che bello, posso impilarle. Che bello che posso impilarle. Mi piace un sacco questa cosa di poter impilare le cose. È davvero soddisfacente questo gioco. Ah, giusto un paio di cazzatine, eh. Non è niente di eccezionale. Però, cavolo, sei soddisfacente. Coltelli qua. Cucchiai qui. Poi abbiamo un altro canovaccio. Io ho scoperto, grazie a Pika, che qui al nord non si usa la parola canovaccio per indicare lo straccio che si usa tipo in cucina. Sono rimasto scioccato quando l'ho detto e lui non capiva di cosa stessi parlando. Ma il DDT magari non lo mettiamo in cucina, che dici? Mettiamo magari in bagno? L'insetticida? Eh? Che te ne pare? Sembra una buona idea?
uno nella doccia, no? Qua, perfetto. Se dice... Il canovaccio è anche una roba che si usa a teatro. Sì, lo so, lo so. Infatti, quando alle superiori se ne è parlato, io l'avevo tirata fuori questa cosa. Comunque, al nord come si chiama? Straccio? Sì, genericamente uno straccio, credo. Il tagliere lo mettiamo qui, che può sempre servire. Aspetta, forse c'è... Eccolo qua, perfetto. Poi abbiamo... Che cos'è questa cosa? Non lo so, per ora lo lasciamo qua. Non ci sta lì, davvero? Oh no. Il pentolone lo mettiamo qua, direi. Questo credo che sia... Ah no, questo è sapone per piatti. Questo è olio? Credo, e questo è sapone. Il sapone lo mettiamo magari in bagno, oltre con la saponetta. Un po' strettino sto bagno, però... Ci facciamo stare tutto, dai. Questi cosa sono? Ah, questi sono tipo le bustine per la pattumiera. Vabbè, le mettiamo qua, che non è bello da vedersi. Cosa sono? Oh, le spugnette! Le spugnette, ragazzi. È importantissimo. La spatula. La spatola è qua. Perfetto, che ti chiude il coso e non te lo fa mai più riaprire. Bene. Oh, la tastiera, giustamente, fra le cose della cucina. Giustamente, direi. Ok, altri piatti da impilare. Altre... Ok, bicchieri li mettiamo qui. Proprio sull'orlo. Attenzione, il coltellaccio. Allora facciamo così, magari la spatola la mettiamo qui e il coltellaccio lo mettiamo qui. Non so dove mettere la spatola, penso che lo metterò qua. La cucchiara? La cucchiara sta qui, là, in mezzo. In mezzo al cazzo. Apri lattine, forse ci sta qui? Ci sta qui, perfetto. Ah no, guarda, la cucchiaia la possiamo mettere qua. E l'apri lattine qui? Non ci sta, peccato. Oh, però sta qui, fantastico. Un'altra saponetta aperta, la mettiamo qui dentro. La brocca per l'acqua, davanti alla presa. L'altro scarpone, giustamente. Eccoci qua. Oh, il pelapatate. Il pelapatate non lo useremo mai. Secondo me possiamo... Allora, secondo me questi li possiamo mettere qui. Pelapatate qui, dai. Altre tazze. Adesso posso spostare, no. Altri bicchieri. Altri piatti. Piattini, in realtà, stavolta. Ok, il sale. Quanto sale? Il caffè. Il caffè... Non si mette in frigo il caffè, eh? Tipo quello aperto? Vabbè, io lo metto qua, tanto caffè non ne bevo. Lo facciamo mettere solo proprio ambientale, così lascia l'odore. Lo scottex... Qui, dai. Ah, cazzo. Eh no, ma non c'è abbastanza spazio in questa cucina, che fastidio. Allora, questo lo possiamo mettere qui sotto, secondo me. Ok, questo lo mettiamo qui. Dai, dovremmo starci. Più o meno, insomma. Ah, no, cos'è? Scusa? Ah, io devo mettere le cose dove dice lui? Obbligatoriamente nelle zone dove dice lui? Ma scusami, qua sta giusto, no? Questi non sono tipo... Queste sono spugne, no? Qual è il tuo problema? Allora, raccontami un po'. Qui cosa abbiamo di sbagliato? Nulla, mi sembra. Qua. Qual è il problema? Che non posso metterli qui in questo modo? Mettiamolo qua. Ok, lì gli piace, va bene. La tua Eiffel? Anche questa, lo so, questa deve stare nel cestino, però è buggata. Che facciamo? Vabbè, la mettiamo in camera, che dobbiamo fare? Mettiamo tipo, dov'è che non si vede mai nella vita? Ah, vabbè, dai, qua, così ce la ficchiamo nel culo. No, neanche. Dove cazzo devo mettere la tua Eiffel?
Dove vuoi che la metti? In cucina? Ti metto in cucina, toh. Stai qui, perfetto, in cucina, qua, nascosta nel buco del culo della cucina. Là. Le spugnette. Perché non ti piace metterle qui? Le spugnette dove vuoi che ti metta? In bagno? Non so se mi piace questa cosa del gioco. Il fatto che ti obblighi a mettere le cose dove vuole lui. Cioè, alla fine saranno pur cazzi miei dove metto la roba nella mia stanza, no? Tostapane lo dobbiamo mettere per forza qui. Forse vuoi che lo metto qui sopra. Vedi che strano, però? La spatola? Dove vuoi che la metta? Qui? E non ci sta qui dentro. Ah, forse il tagliere lo posso mettere da qualche altra parte. Questa lo mettiamo tutta qua. E poi? Il tagliere va bene lì, quindi, vabbè. È un po' cioè, un po' disordinato, però, così. Mi dà un po' fastidio. Io non avrei messo questa cosa. Cos'è sta roba, fra l'altro? Ma non è tipo... Che cos'è? Io pensavo che fosse tipo una tavolozza dei colori. Invece a quanto pare mi sa di no. Che vada in bagno? Dai, che qui non ci sta più un cazzo. Dove posso mettere la carta igienica? Non lo so, aiuto. Non ho capito dove deve stare questo. Non so neanche cosa sia. Boh, qui? No? Qualcuno ha idea su cosa sia questa roba? Tappetino del mouse, dici? Oddio, sai che potresti aver ragione? Minchia, Gianni! Bravo. Bravo, cazzo. Non l'avrei mai e poi mai detto, giuro. Carta igienica va qui. E questi? Dove devo metterle le spugne? Qui. Ah, vabbè, per forza lì sotto voleva metterle. Vabbè. Non lo so. Oh, lo sticker accademico, infatti siamo andati in high school, immaginavo. Non è che mi piace tanto questa meccanica che ti obbliga a mettere le cose dove vuoi tu, eh. Secondo me sarebbe stato più carino se avessero lasciato la libertà al giocatore di decidere per sé. Devo cucinare per me stessa? Oh oh. Grazie Gianni per l'aiuto comunque. 2007, 3 anni dopo. Ma vedi che era davvero una fan di Sailor Moon? Questa è palesemente... A parte che anche lei qua mi sembra Sailor Moon, ma... Questa è palesemente uno delle abito delle Sailor, no? Uno degli abiti delle Sailor, no? Ok, qui abbiamo una casetta già abbastanza... Ah, il tappetino del mouse è normale che vada là. Ma non avevo capito che era un tappetino del mouse, Gianni. Era proprio quello che mi mancava, capito? Allora, che cosa abbiamo qui? Quelli sono giochi della PS2, riconosco subito. 2007 però è sbagliato, perché tecnicamente dovresti già avere i giochi della PS3, era già fuori da un annetto. Non lo so. Qua mettiamo i vari libri, questa action figure non ci abbandona mai, Ancora Donnie Darko. Nel senso che ti obbliga, ma è normale. Ma secondo me, cioè, non per forza. Nel senso, capisco il ragionamento, per carità, è ovvio che lo capisco. Però secondo me si poteva tranquillamente fare a meno, nel senso che lasci la libertà al giocatore di decidere per sé cosa vuole mettere dove. Comunque è una bella nerd, eh? Vedo che ha le figurine tipo... di Warhammer. Queste chiaramente non sono Warhammer, però per intenderci i Gundam, le varie action figure degli anime, i giochi della PS2. Sta facendo un cosplay carina sta cosa. Poi cosa abbiamo qui? Allora, danza accanto alle farfalle. Dai, ci sta la danza accanto alle farfalle. Che fastidio che non posso metterla allo stesso livello su tutti e due i piani.
Vabbè, mettiamola qua. E vedi, questa è una PS2, è una PS2. Quindi no, 2007, no. È già epoca PlayStation 3. Signorina, non va bene. Questo dove cazzo le metto le cassette io qua? Quanto sono ingombranti le cassette, Dio santo. Ma poi questo è un lettore CD, perché abbiamo ancora le cassette? Che ce ne facciamo delle cassette esattamente? Mettiamone, non lo so, in cameretta? E dai, mettiamole qua. Ok, vediamo. Pentolazza. Pentolazza, vabbè, questa va in cucina, direi. Questa è la cucina? No, questo è tipo uno studio. Ah, questo è dove... No, è una... È una specie di zona Dungeons and Dragons. Queste sono le schede del giocatore. C'è la pen and paper. I dadi. Qua c'è il manuale del DM. Sì, questa è la zona da Dungeons and Dragons. Oh, insomma, la tabletop RPG. Ok. Allora, cos'altro ci manca? Questo sono altri libri barra film. Cos'è questa roba? Non lo so. Perfetto. Posso prendere i giochi per vedere che giochi sono, se li riconoscono. Rascal. Qua. Li ho visti i giochi. Ok. E uno è andato. Poi. Oh, attenzione. E no, dai, questo lo mettiamo qui. Ci sta, secondo me. Oh, controller del GameCube, scusami. Lo mettiamo accanto alla PlayStation. Ma è quello non era del Game... Sì, è quello del... Ah, infatti no, è il GameCube. E infatti, stavo dicendo. Ok, facciamo così. Secondo controller del GameCube. E questi sono i giochi del GameCube, no? Mettiamo accanto quelli della Play. Sembrano giochi del GameCube. Oh, la copertona. Copertona di Pile. Oh no, c'è un ultimo gioco che non ci sta insieme agli altri. Che fastidio. E allora aspetta, scusami, no, facciamo un'altra mensola per i giochi del GameCube. Uno, due, tre e quattro. Perfetto. Adesso cosa abbiamo? Qui non possiamo toccare nient'altro, immagino. Passiamo alla cucina di nuovo. Le nostre tazze, tazzine e tazzette. Il Caravaggio, come lo chiamava Pika. Tre tazze, un altro canovaccio. Dove lo mettiamo il canovaccio? Qui sopra, che è tanto bello polveroso, come piace a noi. Questo abbiamo capito che lo vuoi obbligatorio. Ah, aspetta. Questo lo possiamo mettere qui. A posto. Zucchero a portata di mano. Ciao Flash, buonasera. Sì, è un simulatore di trasloco praticamente. È più carino di quanto mi aspettassi, sinceramente. Mi sta divertendo abbastanza. Cos'è questo coso? Ragazzi, cos'è sto coso? È tipo un qualino. Fra l'altro si è spenta la musica nel momento in cui l'abbiamo preso, quindi mi sta mettendo anche un po' d'ansia. Ah, sono gli sticker da attaccare al frigo. Ok, figo. Ma che bellini. Guarda, c'è amore fra il kiwi e la mucca. No, non era un topo, era un koala. E il koala si mette in mezzo. Ok, qui. No, non posso spostare la fragolina, che peccato. Ok, cos'altro abbiamo? Piatti. Tazze. Altri piatti. Altre tazze. Piattini. Altri piattini. Acqua in bottiglia. Ah, quella è tipo una borraccia, mi sembra, più che acqua in bottiglia. Ah, la padella. Mettiamo qua. Cos'è sto robo? Scusami, questo va qui? No, questo andrà in bagno. È tipo l'asciugamano, esatto. Non si apre il frigo? No, purtroppo no. Né il frigo né il freezer. Nella pattumiera. Quello va lì, l'insetticida di nuovo, magari lo mettiamo in bagno. Accanto al cestino, perfetto. E il kit medico ancora in bagno, può sempre far comodo. Le spugnette le mettiamo qua. La spatola, qua. Perfetto.
la cucchiara qua. Perfetto. Finalmente si è resa conto di avere bisogno di più spazio nei cassetti, perché prima con due non ce la facevamo mica, eh. Ma mai, mai, mai. Bene. Abbiamo una cucina un po' più grande adesso. Ciao, Antonio il gangster. Buonasera. Benvenuto, benvenuto. E Gino Pieruzzo. Che nomi carini. Buonasera, benvenuti. Due spazzolini? Attenzione. Ci devi dire qualcosa, signorina? Qualcuna potrebbe aver trovato un ragazzo qui? Nail clipper, perfetto. Posso farti una domanda? Vai, spara. Certo che puoi. Allora, la spazzola la mettiamo... Però la spazzola la usiamo sempre, mettiamola qua. Io vedo tre spazzolini. Ah, è vero, c'hai ragione. Aia. Ah, ai 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 ai. Ma tu te lo lavi il femore? Non credo, di solito no. Di solito non apro i miei arti per lavare le ossa. Non so quanto sia una cosa che si fa in giro. Io personalmente non la faccio, però se voi lo fate, hey, non giudico. No, perché ci sono persone che lo lavano. Buon per loro, nel senso... Contenti loro, contenti tutti, finché non lavano il mio. Io sono a posto così. Che cos'è sta roba? Sono pillole? Boh, mettiamole qua. Grazie per le informazioni, di niente. Deodorante, profumo... Ah, scusami, così. E questo va dentro la doccia, per forza, no? Eccolo qua, perfetto. Ma c'è davvero gente che si lava con sto coso? Perché tipo, è irritantissimo, no? Non è estremamente... irritante per la pelle lavarsi con quel coso? Finalmente qualcuno sa cos'è il femore. Perché c'è qualcuno che non sa cos'è il femore? Sì, è per la schiena, ok, ma... non è che la pelle sulla schiena è fatta di acciaio inossidabile, Gianni. Cioè, è comunque pelle. Io ci ho provato a usarli, giuro. Però mi danno un fastidio tremendo, mi fanno male. Sì, tanti. Beh, spero che siano ragazzini abbastanza giovani. Ehi, hey, grazie mille per il follow. Spero che siano abbastanza giovani, nel senso... perché se non sai cos'è il femore, o hai 8 anni, oppure hai... serie. Grazie anche a te, Antonio. Antonio, il gangster. Quel coso ti sdruma la schiena. No, ma infatti è quello che dico anche io. Cioè, ti devasti malamente con quel coso. Altri assorbenti, perfetto. I tamponi vanno qui. E questo è lo spruzzino. Lo spruzzino lo mettiamo sopra, dai, sopra va bene. Così, di lato. Che fastidio che non posso metterlo di fronte, però. No, dai. No, dai, fammelo mettere di fronte. Vabbè, va bene così. Anche 25, cazzo, 25 è problematico. Se a 25 anni non sai dove è il femore. Solo una grattatina leggera. Una grattatina leggera lo fai due volte e non hai più la spina dorsale, Flash. Flash, tu che hai 25, tu che hai 17 anni, sai dove è il femore? Che cos'è? Immagino che tu lo sappia. Il diventi va qui, assolutamente. Oh, questa è una tavoletta grafica. Attenzione. Ripeti che non ho sentito il femore. Ulna, tibia, femore. Questo è il... questo... Guarda che adesso è tutto rovinato perché l'abbiamo usato troppo. Ma che bello. Là, adesso so cosa sei. Interrogazione a sorpresa, esatto. Flash, non vale se te lo vai a cercare su Google, bastardo. Vai che ti guardo. Ti sto vedendo. Ti vedo. Non puoi andare a cercare su Google, stronzo. Latte di noci? Cosa vuol dire latte di noci, barbabietole da zucchero? Stiamo facendo una ricetta vegana, ragazzi, scusate. Cosa succede? La sveglia? Oh no, non abbiamo... Ok, perfetto, lo mettiamo sotto il cuscino. Almeno siamo sicuri che ci sveglia. Sale QB, quanto basta. Questo che cos'è? Ah, è tipo un bloc note? Vabbè, mettiamolo qua. Belli i piedi, mi dissocio dai piedi. Assolutamente. Cosa sono quelle robe? Io non l'ho mica capito. È l'iPod, ma... No, frate, ma non puoi vivere senza un cazzo di comodino, dai. Ma che vita è?
Ma come si fa? Ah, qua c'è il monitor. Attenzione, già si passa agli schermi piatti, eh? Però la tastiera è comunque quella dell'84. Quella che usavano IBM proprio quando era appena nata. Ok, questo è il solito libro con... Ah, non è più il cowboy nudo, è la donnina mezza nuda, ok. Ma più che altro 200 spazzolini letti singoli, fra l'altro. Quello è vero, quello è vero. Però, cioè, magari uno era lo spazzolino per il cesso, magari ha fatto il militare e gli è rimasta la cosa. Dice che deve pulire lo spazzolino, no? Questo che cos'è? Una PSP fatta male? La mettiamo sul letto, dove lo dobbiamo mettere? Ah no, ma scusa. Ah, ma quello è un Game Boy Advance. Ma no, ma siamo nel 2007. Vabbè, magari dici per collezione. 77 o 99? Cosa? Che domanda è? Era una domanda? Vabbè, comunque queste sono le cartucce del Game Boy Advance, quindi mettiamo tutto qua. Questo lo sbattiamo qui, perfetto. Vabbè, retro gaming, sì, però no. Cioè, lo capisco, per carità, anch'io c'ho tutte le mie console qua. Però... Io 77, perfetto. Io allora 99, è l'unico che rimane. Non so di cosa, però... Mi adeguo. Cos'è che c'è scritto? Type. Ah, ok. Anche i font. Cosa no, fra? No, aspetta. No, 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 no. Ritratto. Ritratto tutto. No, no, no. Volevo il 77 anch'io. Assolutamente 77. Non so di cosa, però. Vabbè, le 99 alla fine. 99. No, ormai le 99 hanno 22 anni, ragazzi. Dai, cioè. Ormai sono quasi vecchie. Quasi in età pensionistica. Praticamente MILF. Qui c'è... Ah, ok. Qua ci sono gli scompartimenti apposta per le robe. Là. Ma che bello. Qui è un frisbee? Perché c'è un frisbee qua? Vabbè. Mettiamo... Posso buttarlo fuori dalla finestra? No. Vabbè. Mettiamo qua. Ciao. E scarpe. Scarpe. Perfetto. Scarpe rovinatissime in tutto questo. Infatti tocca andare verso quelli del nuovo millennio e Barbara già lo sa bene, già lo sa bene. Fra colpi i piedi che si vedono... quali piedi? Ah, quelli delle lolly dici che tenevo in cantina? Vabbè raga, pazienza dai. Altri reggiseni. Un po' più... mutandine. Un po' più elaborati i reggiseni stavolta, eh. Sta cartelletta di merda, va bene? No! Oddio, che storia! Non posso chiudere le ante se ci sono... Oh no, che fastidio. Aspetta, questa la mettiamo qui. E questa la mettiamo qui. E questa la mettiamo qui. Bellina questa, mi piace. No, 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 no. Flash, hai capito male tu. Hai capito male tu, assolutamente, assolutamente. Non so di cosa stai parlando, guarda. Non so di cosa stai parlando. Oh, cos'è questo? Un grembiule, tipo? Posso metterlo anche così bellamente per terra. No, dai, mettiamolo. Perché il grembiule? Vabbè. Boh, magari la fa un lavoro part-time, che ne so. Il tappeto da yoga. Questo è un pigiama. Pigiama, mettiamo qua. Che prodotto della Coop ti identifichi? In tutti, la Coop sei tu. E di conseguenza tu sei tutta la Coop, no? Vabbè, il pigiama sarà tutto integrato, va bene così. Là. Perfetto. Vai così. Ah, questo è il coso dei tamponi. So benissimo cos'è. So benissimo come funziona e dove deve essere messa. Però scusami, tu hai già il cestino qua. Ah, ne fai uno. Ah. Fai uno separato. Vabbè. Ci può stare. Sono gusti. Io ho preservativi. Lo sai che mi sa che ti ho vista fare la spesa. Dubito. Non vado a fare la spesa da. Tanto. Tanto. A noi la portano a casa la spesa. Quarto piano senza ascensore. Tu sei scemo che vado a fare la spesa da 200 euro e poi me la porto su io. Tu sei pazza in culo. Pazzo in culo proprio. Raccolta differenziata in bagno. Vedi, vedi, vedi. Poi se vai in cucina c'è il bidone unico con tutto. Carta, vetro, plastica, scorie radioattive nucleari, bambini morti, qualsiasi cosa. Però, però, in bagno facciamo la differenziata. Giusto così. Cappellino. Cappellino per le investigazioni. Così, lo metti tipo così. Mettiamolo qua. Altre mutandine? Altre mutandine. Oh no. Adesso c'è lo sfacelo di mutandine, ragazzi.
Eccole qua. Tutte 99.000 le mutande. Oh. Ok. Si varia. La scarpa. La scarpa un attimino più... più ragionata, no? Per una situazione... Oh, no. Ci stanno. Ok, ci sta... ci dovrebbe stare tutto. Oh, oh, no. Non ci stanno tutte le scarpe. No, ti prego. Sta venendo là. Ah, no, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Mettiamole un attimo qua. Là. Ma che bello. Uno. E due. Perfetto. Spagnolo o francese? Nessuno dei due. Inglese. Preferisco l'inglese. Ma se la persona è bassa... Sì, Flash, qua sopra non ci arriverà mai. Dici tu, cazzi suoi. Come prende il cappello? Non lo prende. Non te lo metti quel cappello di merda verde con... cos'è? La zucca. La zucca qua. No, dai. Cosa vuol dire? Assolutamente. No, dai, per favore. Ok, finalmente abbiamo scoperto cosa possiamo mettere qui. Ma è... Ah, ma vuoi vedere che è davvero il suo lavoro, tipo? Cioè, un... fa un lavoretto part-time... E deve mettersi la divisa, quella fatta apposta. Ok, io preferisco arabo. Sono gusti, liberissimo di preferire quello che vuoi. Per carità, lungi da me giudicare i gusti delle persone. Tranne se preferiscono Kingdom Hearts 1 a Kingdom Hearts 2. In quel caso ti giudico e penso che tu sia un coglione. Però, vabbè, pareri. E quello è palesemente un altro Fury e questa volta è nudo. È nudo con i calzini. Nudo con le Timberland, ragazzi. Sì, questo lo mettiamo qua, guarda. Pa! Attaccato sopra la testiera del letto, così tutti sanno che sei una pazza pervertita. Là. Piedini? Ma non si vedono i piedini. Mi spiace, Flash. Sarà per un'altra volta. E la tavolozza dei colori, ce la ficchiamo dritta nel... No. Castoro o pollo? Beh, il pollo non lo posso mangiare, quindi castoro. Madonna, sembravano sigarette. Per un attimo mi sono preso male, invece no, sono solo colori. Bene, bene, brava, brava. Non fumate, ragazzi, che fa male, ricordatevelo sempre. Là. E poi la targhetta d'onore. Come entrambi, no. I piedi, basta Flash, sei fissato con questi piedi. Che squadra tifa? In realtà nessuna, però in... ho nell'armadio una maglietta originale firmata da Kakà. Col mio nome sopra. Quando stava al Milan. Il 22 dorato della maglietta del Milan. Io tifo Portogallo, ma il Portogallo non è una squadra vera. È come il Liechtenstein. Non è una squadra vera. Esci i piedi? Toh. Ma che belli. Pure forati. Perché ci sono i piedi forati? Perché sono forati? Ah, forse ci aveva una piattaforma? Boh, vabbè. Che gnocchi, hai visto? Spero che non mi bannino. Twitch, per favore, non mi bannare, era solo uno scherzo. Ok, vabbè, qua il quadro dell'Accademia lo possiamo mettere qui. Altre mutande. Quante mutande? Ma quante? 7 paia, 8 paia, 9 paia, 10, 11... E 12, se va. Oh, la maglietta che mi piaceva tanto, bellina questa qua. Gnocchi al sugo. Sono buoni gli gnocchi. Questo lo mettiamo qua. Altre mutande. Ma ogni volta che trasloca ha più mutande di prima. Come funziona sta cosa? Questo qua sopra. Bene. Ok, abbiamo quasi finito. Ah, giusto, mancava il computer qua. E dove lo devo mettere il computer? Oh no. Ah, ma che bella sta cosa che puoi prendere la roba in gruppo. Figo. Ok. Esci la maglia autografata. Va bene, ve la faccio vedere. Là, ma che bella. Milan, questa dovrebbe essere 2007. 2007 tipo. Guardate qua. Vedi Kakà col mio nome sopra. E la firma. Ma che bella. Eh? Questa dovrebbe valere un sacco di soldi se solo non mi chiamassi Ciro. E quindi ci sono tipo 7 persone al mondo che sono fan del Milan e che si chiamano Ciro. Ed è un po' difficile venderla.
che mi devo andare sempre di sfida. Io con questa ci facevo almeno 1500 euro. Almeno, proprio così. Puliti. Invece no, sono sfigato. Bella e bella, lo dico niente di vista, vero. Non capisci del nome. È di Milano. Esatto. Sì. Ciro, palesemente. No, in realtà non sono di Milano, sono di Trentino Alto Adige. Con la maglietta mi ricorda mio padre. Tuo padre era cacà? Perché nel caso mi fa piacere per te, sei molto fortunato, mi sa. Sì, fra l'altro, sta maglietta l'ho ricevuta perché mio zio lavora per Sky, no? E quindi all'epoca andava a fare le riprese per le partite, no? Lui era andato alla fine della partita, dopo, immaginatevi Kakà che per almeno 90 minuti ha corso come un dannato, poi si ritrova mentre sta tornando negli spogliatoi tutto stanco, tutto devastato, si dice, scusa, me lo fai una firma, foto, maglietta? Sì, vabbè, dai, tolta. Cioè, proprio se l'hai tolta svogliatamente, gliela buttata addosso, la firmata così a cazzo di cane, sì, dai, vai, basta che non mi caghi il cazzo. Però intanto una maglietta firmata di Kakà, che è una cosa che non tutti possono dire. Oppure se il figlio di Paolo Canova è vero, 22, giustamente. C'è uno alla finestra? No, non è vero, siamo al quarto piano, non è possibile, quindi non mi fregate, ragazzi, mi spiace. Fossimo al primo, secondo piano, mi sarei cacato forte sotto, perché l'avete scritto insieme. Bello, ci stava, bravi. Ragionata bene. Ma mi spiace, sono al quarto piano, qua non ci arriva nessuno. C'era uno, giuro. Vabbè, allora sarà stato uno dei miei gatti. Ma questo è mio... No, non è mio tu, è un bardo. Sembrava mio tu, eh. Bene, questo è andato. Cosa abbiamo qua? Panda. Devi spaventarti e dire, ah no, sono io. Gianni, per favore. Domani è venerdì. Domani è venerdì, ho il dentista domani. E se fosse Spider-Man, beh... Mi cagherei molto di più perché vorrebbe dire che c'è anche un super cattivo nei dintorni. Ancora con sta cacata, madonna santa. Non la voglio, la Tura Eiffel. Non la voglio, la Tura Eiffel. Qua c'è il cosino, il camioncino brum brum. Domani è venerdì, eh. Ah, vedi, questo sì che è un monumento come Dio comanda. La Torre di Pisa. La mettiamo qua. Ah, mica come quelle cacate. Qua, dai, ci sta qui in mezzo, dai. Su via. Per d'incibacco. Questo va bene qui. E questo lo chiudiamo. Ci hanno rubato la Gioconda, vero. Forza Italia sempre. Micetto! Guarda chi c'è. Ah no, giusto, questi io ancora non ho capito dove cazzo mettermeli. Allora, io le piazzo tutta sta roba qui in mezzo, perché deve capire che se le deve prendere un... una cazzo di casa. No, non posso, peccato, non ci sta. Allora vado a lavarmi il femore, ciao. Va bene, ciao, buona fortuna a lavarti il femore. Ciao, belli. Buona serata. Allora... non so dove mettere sti libri, ragazzi. Li piazzo qui per terra, per forza. Dove cazzo li metto? Pubblicità. Niente, Flash, mi spiace. È un po' un casino. Mi ero dimenticato la sveglia sotto il cuscino. Me ne ero completamente dimenticato. Subati così non appare. Bravo Gianni. No, vabbè, Flash non ha neanche il Prime. Non ti subare, Flash, non sprecare soldi per me. Piuttosto dalli in beneficenza ad un gattile o un canile. E vabbè, quei libri quindi dove cazzo li posso mettere io? Nel frigo? Dove li devo mettere? Qui abbiamo un po' di spazio, però non mi sembra il caso di metterli in cucina. Il bagno anche, mi sa di no. Ah, sai cosa possiamo fare? Possiamo mettere questa qui e questo qui. Si sta un po' stretti, però almeno ci sta tutto. Ho dovuto riavviare la live perché mi si era bloccata, mi dispiace. In soggiorno è la libreria. Ma non ci sta niente. Non ci stanno, vedi? Qua non ci stanno perché sono di largo, sono troppo grossi.
Eh no. Non so davvero dove metterli. Li metto lì. L'unica cosa che posso fare. La casa è piccina. Qua c'è un polletto. Quindi lo mettiamo qui. No, lo mettiamo in cucina. Scusami questo. Vai. Questo ci sta in cucina, no? Polletto mascotte. Metti tipo qua. Non col culo davanti. Mamma mia. Pulcino. Il pulcino accanto al polletto. Non ci sta. Aspetta. Qua, ecco. Così non li separiamo. E no, scusami, non di qua. Dobbiamo fare questo. Ok, il manichino lo mettiamo qua. E poi c'è questa piantina. La piantina la mettiamo qui sopra, direi. Accanto alla pianta che sta crescendo. Perfetto, abbiamo concluso anche questo. Ah, cosa c'è? Ah, ma dai! Ma che figo! Posso spostarmi tranquillamente fra le zone così. Oh no. Che cazzo devo fare qua? Ok, questo lì. Questo non gli va bene lì? Allora qui, perfetto. Ma che bello che c'è la planimetria della casa. Io pensavo di dovermi spostare così. Invece no. E cazzo, devo metterlo? Ma davvero tu mi stai per forza facendo mettere il tagliaunghie sul lavandino? Ma in base a cosa? No, il polletto non lo possiamo mettere lì. Ma che tristezza. Vabbè, lo mettiamo qua sul letto allora. Prendiamo il pulcino, lo portiamo insieme al polletto. E abbiamo finito. Let's go! Mi seguo. Eneme! Questo era un grande giorno. Sono pronta per andare a dormire. Giusto. Ai ai ai. 2010, attenzione. 2010. Oh, finalmente vedo un upgrade. Questi sembrano controller dell'Xbox 360. No, aspetto la luce. Ok. Allora, dicevamo, sta diventando un po' più fighetta, nel senso che ha i calici con qualsiasi cosa sia sta cacata. I mobili di design, la... com'è che si chiama? Il giardino zen, il giardinetto zen, insomma. Vado a dormire, ciao Flash, buonanotte caro. Ho la torre di Pisa, che fa sempre figo. Si chiama Decanter, bella merda. La torre Eiffel, la piazziamo il più lontano possibile da qualsiasi persona che possa vederla. Qua abbiamo... Ah, guarda, 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 sì, avevo ragione, questi sono i giochi della 360. E dove lo metto questo? Mettiamo qui. Libri grossi, mettiamoli per coprire la tua Eiffel, possibilmente, tipo così. Forse posso fare tipo... No. Là. Ecco qua. Poi, block notice, li mettiamo qui, tanto sono sempre raggiungibili, comunque. E ancora questo furgoncino rosso che... Vabbè, non capisco... Vabbè. Ma dai, ma c'è anche così per fare i drink, Barbara! Questi sono i cazzilli che usi anche tu per fare i drink, vero? Mettiamoli qua. Bene, prima è andata. No, stanno meglio qua. Yeah, immaginavo, immaginavo. Il D20, il D20. Allora, dove lo mettiamo il D20? Qua. Sul comodino per non dimenticarci le nostre... Ma che bellina però la vista da qua. Bello. Bello, bello, bello. Molto carino. Attenzione il matrimoniale, visto Gianni? Qua stiamo diventando un attimino più... Eh? E però non abbiamo più la... Non abbiamo più l'area per... E dove cazzo giochiamo, scusami? Non mi piace la disposizione di questa... Di questa casa. Preferivo quella di prima, devo essere sincero. Sembrava più accogliente, più... No? Le cinture, addirittura. Cioè, vabbè. E che siamo diventati. Sono chiaramente delle cravatte, ma quando mai? Non è vero mai. Sono delle cinture...
Ah no, sai che potresti avere ragione? Sono cravatte, probabilmente. Queste sono diventate mutande da uomo? Magari no, sono io che sono prevenuto. Va bene, dicevamo. La chitarrina, la chitarrina. L'ukulele. Oh, mutandine. Sì, però perdonami. Ordinale come Dio comanda, però. Vai, su via. Allora, mettiamo Shade of White, Shade of Black. Tutte nella stessa direzione, possibilmente, grazie. E Shade of Pink. Ok. Oddio, mi sembrava un DVD di My Little Pony. Questi sono ancora i giochi del GameCube. Ok, mettiamo qui. Il polletto in cameretta. E qui sul comodino? Dai, mettiamolo qui sul comodino, il polletto. Chissà se c'è anche il pulcino. Non c'è il pulcino. Ok, finalmente abbiamo saputo dove cazzo mettere ste cassette. Il pulcino! Eccolo qua. Là, ma che bello. Ma ce n'è un altro adesso! In edizione limitata, che è ancora il guscio, tipo Calimero. Allora no, scusa, facciamo così. Là, così li protegge. Quello con l'elmetto corazzato sta davanti, così anche lui può proteggere il fratellino minore. Ok. La copertona, che non sta proprio benissimo con l'arredamento, eh. Però vabbè, dai. Questo lo possiamo mettere qui, questo lo possiamo mettere qui. Donnie Darko qui. Altro film qui. Ah, possiamo spostare gli insetti. Gli insetti dove li mettiamo? Credo in soggiorno, no? Qui, vai, perfetto, ci sta. Sono sicuro che apprezzeranno la musica. Ah, qua ho finito lo spazio per i libri? No. Fino a quanto posso impilare in alto, esattamente? Fino a dove arriva? No, si è bloccato, peccato per uno. Aspetta, dai, facciamo così. Bilanciamo un attimino la situazione. Questo lo possiamo mettere qui, questo lo possiamo... Ma no, scusami. Ok. Così va meglio. Allora, io vorrei fare un'altra cosa però. Scusami, questo lo metto qua. Ah, è vero che abbiamo anche sotto il coso. Attenzione. E qui cambia tutto. Vabbè che in realtà possiamo tranquillamente metterli qui per ora, poi si vedrà se abbiamo bisogno di altro spazio. Ok, poi... Tu hai ancora il controller del GameCube? Ma ce l'hai il GameCube dietro? Domanda? Un altro pulcino. Ma come? Ma quanti pulcini? No, sbagliato. E non ci sta più! Basta! Ah, oh, eccolo qua, finalmente il GameCube. E dove lo metto? Cazzo, me lo metto io lì? Aspetta. Là, perfetto. E così possiamo fare. Questi qui li mettiamo qui. Va bene, l'ukulele lo mettiamo qui e poi qui facciamo la zona retro. Là, va che bello. Perfetto. Mamma mia, come sono bravo ad arredare. E va bene. Oh no, il felpone nel camera da letto, direi. Qui, va bene. Magari la mettiamo... Questa comunque mi sembra più roba da maschio. Però vabbè.
Ci sta sotto? No, vabbè, lo mettiamo sul tavolino questo. Cos'è il codice da Vinci, sembra, tipo. Qua sempre la solita zozzona che è nuda. Ah, ma qua ci sono i dischi. Ok, posso mettere tipo questo sotto? In qualche modo, se giro i dischi. No, niente, va bene. Poi, vediamo un po' qui. Magliettina. Vabbè, quante mutande però. Guarda, ogni volta che si trasferisce diventano sempre di più, cazzo. Ma com'è possibile sta cosa? Non dovresti perderle durante i traslochi? Come funziona? Credo che lei si stia trasferendo da lui. Questa cosa ha molto senso, Gianni, effettivamente. Questa cosa ha molto senso. Sì, perché guarda, qua c'è il pennello per la barba. Sì, dai. Il rasoio. Sì, hai ragione. Hai assolutamente ragione. È lei che si sta trasferendo a casa del suo ragazzo. Assolutamente sì. Bravo, Gianni. Bravo, Gianni. Mutandine. Ok, reggiseni. Il diario, dove lo mettiamo? Qui? Qui va bene. Pantaloni vari li mettiamo qui. Altre mutande. Oh no. Oh sì. Oh sì. Carine con la fragolina sopra, che belline. Ah, ce ne sono altre. Allora sì, dai, facciamo così. Prendiamo le sue. Non mi ricordo più quali sono quelle della ragazza e quelle del ragazzo. Oh no. Vabbè, prendiamole così. Là. Oh, il Game Boy! Il Game Boy avevamo fatto l'area retro, giusto? Quindi lo possiamo mettere qui. Secondo me, se tipo ci arrangiamo un attimino meglio. Ecco, io qua posso fare la sezione. No, però la. No, la Tour Eiffel accanto alla sezione retro gaming? No, per favore. Dai, facciamo i seri. E infatti qua. Là, ma che bello. GameCube qua. Le cartucce qua. E poi se serve abbiamo anche. Se no, sai cosa potremmo fare? Potremmo fare che tipo. Vabbè, questo lo mettiamo un attimo qua. Però possiamo fare che tipo tutta la parte sotto è retro gaming. Dobbiamo capire se ci stiamo più che altro. Però sì, dovremmo starci. Perché se noi prendiamo questo e lo sbattiamo qua. Questo lo sbattiamo qua. Questo lo sbattiamo qua. Questi due li spostiamo un attimo. E poi questi li sbattiamo qua. Ok, tutta la parte di sotto adesso è retro gaming. Perfetto. Ora, quello che voglio fare io è. Ah, non puoi metterli. Cioè, possiamo metterli solo impilati qua. Vabbè, allora facciamo 3-3-3. Mi sembra ragionevole. No? Poi, colori. Dove cazzo li metti i colori, zia? Non c'è spazio. Dove li metti? Qua. Non c'è lo spazio per tutti e due qui dentro. Altri colori. Figlia mia, però. Boh, mettiamoli qui, impiliamoli, magari ci stanno un po' meglio. Basta colore. Basta. Non c'è uno studio, non c'è una scrivania, non c'è un cazzo. Abbiamo solamente la cucina, il bagno e la sala. L'iPod te lo metti qui. Album dei ricordi te lo metti qui. Altre mutande. Mannaggia la puttana. I pesetti, cosa te ne fai dei pesetti? Dai. Vabbè, li mettiamo qui sotto, che tanto non li useremo mai. Altre mutandine. Ancora mutandine. Ulteriori mutandine. Un'infinità di mutandine. Perfetto. Poi. Oh, bel vestito questo, molto bellino. Io farei che questa parte ce la prendiamo noi. E questa la lasciamo a lui, con le sue cravattine del cazzo. Il peluche che ormai è tutto sfregiato, poverino.
Altre mutantine, basta. Ma basta. Ok, qua. Abbiamo ancora un cassetto, sì. Dai, mettiamolo qua. Jeans, direi che vanno bene qui. No, allora, aspetta. Facciamo che qui mettiamo le magliette. Ci sta un paio di mutandine qua? Mezzo ci sta volendo, ok. Buona a sapersi, lo terremo in considerazione. Poi, che cos'è questa maglietta? Un bruco. Ok, la gonnellina va bene qui. Un'altra gonnellina ci piace qui. E non c'è più spazio qua, mettiamo qua per forza. Le scarpe dobbiamo fare un po'... Una cernita, eh. Sa che non ci starà tutto. Dubito seriamente. Allora, no, queste sono quelle che utilizzeremo più spesso, immagino. Quindi le teniamo a portata di mano. Ah, c'è un'altra gruccia. Bene, abbiamo un po' più di spazio. Un'altra gruccia ancora. Gonne... Questa è una minigonna. Attenzione, questo lo possiamo mettere qua. Ah, qua possiamo mettere una gonna, sì. Che ho fatto? Ho rotto tutto? No, perfetto. Bene. Cappellino. Cappellino del lavoro. Lo mettiamo... dove lo mettiamo il cappellino del lavoro? Lo mettiamo qui? Figlia mia, il diploma? Lo mettiamo in bagno, no, magari? Mettiamo qua in sala, dai! Fagli togliere uno degli album, Dio santo, su via! Che se si stringono ci sta anche il diploma! Ma guardate... non c'è spazio per il diploma, dobbiamo per forza metterlo in bagno. Non c'è altro posto dove metterlo. Il tappeto da yoga possiamo metterlo tranquillamente sotto il letto perché non ci prendiamo per il culo, nessuno lo userà mai. Ok, altre grucce. La borsetta. Mettiamo qui. Le scarpette. Qui dietro. Ma cazzo, non ci sta. Non ci stiamo, eh. Non ci stiamo mica. Vabbè, sai cosa? Le scarpe che usi tutti i giorni le mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. E poi... Non ci stiamo comunque, mi sa. Questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Aspetta, forse ci stiamo, sì. Se non ci sono altre scarpe, forse ci stiamo. Perfetto. Grembiolino lo mettiamo qui accanto al cappellino. Magliettina, possiamo metterla qui. Qui ci sta più qualcosa nelle grucce, non c'è più spazio, no. No, non abbiamo più spazio. Dobbiamo per forza mettere la nostra... Aspetta, però, se la sua la mettiamo tipo tutta da una parte. Ecco. Spostiamo tutto qua. Adesso dovrebbe starci un po' di spazio in più per noi. Là! Ok. Bagno, cosa abbiamo? Vabbè, i trucchi, trucchi, li mettiamo qui. Spazzolino. Lui ha quello elettrico, quindi è un casino. Rasoio, secondo me lo possiamo mettere anche dentro la doccia, eh. Sì. No, la tazza rotta, però la stavo riutilizzando come... Dai, ma che cosa carina. Ci sta, bene, bene, bene. Lo spruzzino. Oh, Cristo Dio, un'altra maglietta. Vabbè, la mettiamo lì, dai. Tanto quella col D20 la useremo sempre. Pillole le mettiamo qui. Tamponi le mettiamo qui. E... gli assorbenti li mettiamo... Non rimettiamo gli assorbenti qui dietro. Non ci stanno, perfetto. Questo che cos'è? Shampoo. Balsamo. Bagno schiuma. E la piastra. La piastra. Piastra ci sta da qualche parte. Quanto è grande sto pettine però. Aspetta, forse. Ah, non lo possiamo proprio mettere lì la piastra, mi stai dicendo? No, vabbè, la mettiamo qui. Meno che non stia qui dentro, forse è meglio, sì.
a caso. Il tostapane. È il famoso righello, quella madonna. È diventato... E vabbè, dai, qui sopra il... Cazzo, ma ci sono ancora tutte queste casse o no? Bene, questo qui. Questo qui. Una spazzola qui. Il kit di pronto soccorso. Aspetta, oh, lì dietro, perfetto, guarda. Non pensavo neanche di potercelo far stare lì dietro. Bene, e anche col bagno abbiamo finito. Poi... Non so neanche cosa siano quei cosi, ma va bene. Sale e pepe, cosa ti sei portato? Zucchero. L'olio extravergine di oliva. Aceto balsamico. Non so cosa sia. Lo schiacciapatate, addirittura. Questa è sta roba, tipo... Ah, sono cartoline, ok. Bellissimo, quella è Venezia, chiaramente Venezia. Questa è Castel San Marco. Questi sono loro che fanno una cosa a tre con uno di colore. Canovaccio, lì, perfetto. Cos'è questo, un laptop? Zia, non ci stiamo in due qui dentro, eh. Dovete trovarvi... Vabbè, lo mettiamo qua. Guardiamo Netflix la sera. La tavoletta grafica. La tavoletta grafica. Dove la mettiamo questa? Per Castel San Marco intendi Piazza San Marco? Sì, in cui c'è un castello che si chiama Castel San Marco. Barbara, se tu non conosci la geografia, gentilmente non venire qui a parlare con me, grazie. Ah, la tavoletta grafica è un po' più bella. Allora, perché c'è ancora quella vecchia? C'è la Cintiq qua? Console non si può tipo mettere in verticale, no, vero? Manco per il cazzo. Dobbiamo per forza fare le bestie di Satana, eh? E facciamo le bestie di Satana. Non ci sta tutto, raga. Aiuto. Non ci sta. Mi sta venendo l'ansia. Aiuto. È tipo una lavagnetta, no, sono... come si chiamano? Le cose per disegnare, le tavolette grafiche, ecco, non mi veniva il termine. Amici grafici, non me ne vogliate, ma... Vabbè, sai cosa? Qua. Non me l'accetterà mai qui dentro, me lo sento già. Coltellaccio, qui. La cucchiara di legno della nonna, qui. La spatola qui. Oh madonna. Lo spezzaschiene qui. Qui ci sono tutti i cazzilli da attaccare. Il cuoricino. Guarda qua. Mettiamolo qui. Questo è il tostapane. Ma già ne avevamo uno di tostapane. Scusa. Ma forse quella è più una piastra. Una piastra generica. No, non volevo aprire quello. Però questo possiamo forse... Vabbè, stellina. Ok, questo abbiamo chiuso. Poi, vabbè. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Ci sta un cazzo, ragazzi. Che ansia. Questo lo mettiamo... Anzi, lo mettiamo direttamente qua nel lavandino. No, non possiamo. La borraccia qui. Bene. Cosa non ti va... Madonna, quanta roba che non gli va bene. Aiuto. Aiutatemi. Non gli va bene un cazzo. E cazzo, da dove metti il tostapane per farti contento? Scusami, qui? Sì, qui. Perfetto. Oh, però la tavoletta grafica qui gli va bene. Mica dice di no. Perché qui non gli va bene? Ma qui sì? Ma in base a cosa? Oh, vabbè. Questo qui... Ah, ma io forse posso aprire anche qui. Vabbè, ma allora la situazione cambia, scusami. Impiliamo questo e mettiamo qui tutto, allora. Ma sì, vabbè, ma allora è facile, scusa. Boccia me la piglia bene lì, sì, vabbè. Vabbè, ma allora cambia tutto. No, ok.
Questo lo spostiamo qui per ora. Qua ci mettiamo questo. Questo va bene qui. E questo lo ripiazziamo. Aspetta, forse addirittura... No, va bene. Ok, quindi con la stanza qui siamo a posto. Perfetto, poi... Disastro. Non gli va bene un cazzo. Aiuto. Allora, il GameCube ci sta lì? Manco per il cazzo. Qui sopra? Ah, qui sopra sì. Bene, allora tutti mettiamo qua. E qui ci mettiamo l'altro libricino. Poi qui abbiamo la nostra tavoletta grafica con i colori. Colori quindi per forza in camera. Eh sì. Computer qui, così lo attacchiamo con l'HDMI. Ah, non gli va bene qua. Che palle, io santo. Qui, là, va bene, perfetto. Questo ce lo siamo un po' perso, però lo possiamo mettere qui. La tavoletta grafica. Qui non ti va bene, immagino di no. Vabbè, lo mettiamo qua. E non gli va bene comunque. Ah, no, è una lavagnetta. Ah, niente, avevi ragione tu, Gianni, è una lavagnetta luminosa. Una lavagnetta calamitosa. Buona. Cos'altro c'è che non ti va bene? Il bagno. Questo qua. Non ci sono pareti. Non ci sono pareti dove metterlo. Ah, ce lo lascio per terra. Non so davvero dove metterlo. E qui non posso... Qui non me lo fa mettere. Non so dove devo mettere questo, giuro. Sono perplesso. Dove pensi che io possa metterlo esattamente, gioco? Spiegamelo. Perché qui abbiamo detto che lui non ne vuole sapere di spostare i suoi... sui dischi del cazzo. Quindi qui la parete la vedo dura. In camera da letto non abbiamo un muro decente, che non sia questa parte qui, ma qui hai detto che non ti va bene. Metto sotto il letto. Ah, sotto il letto lo mette. Ma sul serio, è sotto il letto? Ma che tristezza. Va bene. Eccoci qua, musichetta rock and roll. Una doccia con vista. Perché c'è la vista? È vero, c'è la vista. Che figa sta cosa. Bello, bello, bello. Settembre 2010. Ok. E adesso dove arriviamo? 2012. Non è andata bene. Che peccato, mi dispiace. Cavolo, peccatino, peccatino. Guarda la foto con la sua famiglia. Si è riportata tutta a casa. Vabbè, sono cose che capitano. Peccato però, sembravano fatti l'uno per l'altro. Stavolta mi sa che abbiamo molto meno... E invece no. Ah no, guarda. Ma questa è la casa iniziale? Perché a me sembra la casa iniziale. Qui c'era il letto. No? Qui c'era... Sì, vedi che ci sono ancora le nostre robe. Sì, è quella iniziale. Semplicemente ha cambiato libreria, scrivania e il letto. Qui abbiamo marsupiali. C'è troppa roba però, zia. Devi buttare un po' di roba. Devi fartene una ragione e capire che... Beh, questo è un po' infantile, ma non abbiamo spazio. Oh, è tornato! Ma che carino! Ma che carino! È tornato. Devi fartene una ragione, zia. Se non c'è spazio, dobbiamo appendere al muro i poster un po' imbarazzanti. Che poi mostra qua quanto ci avrà. 25 anni, a dir poco. 30 anni. C'è ancora il poster, questo qua, del cucciolo. Un po' imbarazzante, però beh. Oh, un 3DS. 3DS lo mettiamo qui, direi. Accanto alla famiglia, che chiaramente... In ordine di importanza, ci sono prima il DS e poi la famiglia. Il computer. Questo dobbiamo spostarlo da qualche parte.
Macchina da cucire, lo mettiamo qui. Questo lo possiamo tenere qui. I colori li mettiamo qui. Ah, guarda che possiamo impilarli i colori. Bene, bene, bene. Poi, yoga mat. Sotto il letto, zii. Il porcellozzo. Sempre presente lui. Anche questo sotto il letto. Però, secondo me, a sto punto è meglio mettere questo qui, dai. Sembra un attimino più... Ah, forse se stringiamo tutto ci stiamo. Tipo questo no, non ci stiamo, mi sa. Peccato. Peccato, il poster era davvero bellino. Però lo possiamo mettere lì dietro, dai. Poi, insettini. Mamma mia, che cacatoio. Senti, questi li mettiamo tutti sul letto. Ma fa anche il suono, ma che bello. È l'unico. Ma che bello che è sta cosa. Mi fa molto ridere. Allora, sì, dai, gli insetti vicino alla luce, che a loro piace la luce in teoria. Poi, la 24 ore. La 24 ore. Ce la ficchiamo nel culo sta 24 ore. L'ukulele. L'ukulele. Mettiamolo qui per ora, poi vediamo. La fotina la possiamo appendere, dai. Qua. Non so cosa sia quel coso, ma va bene. I polletti. Vabbè, qua proprio ci sarà la famiglia intera adesso. Ok. Ah no, vabbè, sono solo due stanze alla fine, su via. Questo per ora lo mettiamo qui. Mettiamolo qui. Il nostro diario. Un altro pulcino nero. Qua impiliamo alla grande. La gomma la mettiamo lì. Porcellozzo. Cos'è sto coso? Non so cosa sia. Lo metteremo sulla scrivania, immagino. Ah, forse sono le cartucce del DS. Sì, sono le cartucce del 3DS queste. Ok, allora facciamo così, mettiamo tipo tutto qua. E poi la solita tipa che... Ok. Quindi scusa che hai contro il poster, scusami, ballo, ho letto solo adesso il messaggio. No, contro il... Aspetta che mi abbasso un pochino il microfono perché altrimenti non vedo davvero un cazzo della chat. Contro il poster nulla, per carità, bellissimo. Hai visto che cosa c'ho io qua? C'ho tutte le mie cose preferite attaccate al muro. Quindi figurati, lungi da me criticare il poster infantile. Ok, questo qui. Questo, i prodotti di bellezza qua. Il deodorante a portata di mano. La tazza, famosa tazza. Ricordiamoci che non c'è una mia foto. Io volevo salvarmi le mie foto. Poi c'è stata una pandemia globale, le nostre foto. Poi c'è stata una pandemia globale, non ho avuto modo purtroppo. Ma devo ancora stamparle. Io dovrei ancora avere l'app con il buono dentro per stampare 10 foto gratis. Io quello sto aspettando. Trovare il modo di stamparle. Ok, nail clippers. Ok, questo va bene qui. Cosa sono sti cosi? Ah! I cosi per il dolore alla schiena. Oh no! Siamo diventati vecchi, cazzo. Kit medico che può sempre servire. Sempre lo stesso, fortunatamente non ne abbiamo mai avuto bisogno, a quanto pare. Tamponi, assorbenti e cazzi e mazzi. Questo dentro la doccia. Che bella sta doccia, è bella grande, mi piace. Ok, pomatine varie. Le pillole. Ah, quella è l'anticoncezionale, mi sa. Ok, dovremmo aver finito. Ce la facciamo al primo colpo? No, non gli vanno bene i nail clipper lì. Per qualche cazzo di motivo. Allora, il diario dove lo possiamo mettere? Lo possiamo mettere qui e l'ukulele lo mettiamo. Ma dai che ci sta. Ok. La gommina la mettiamo qui dietro. Ah, il postellino gli piace? Oh no. Vabbè, lo mettiamo qui. Ok.
L'ukulele lo mettiamo qui sopra, magari. Foto della famiglia non ce ne frega un cazzo. Ma l'ukulele dove lo vorresti esattamente? Ah, è vero, queste sono le foto che possiamo mettere qui, ora che ci penso. Perché lì non gli va bene? Lo vuoi nascondere? Cos'è? Tipo la foto... Ah, ok, la foto con l'ex ragazzo. Esatto. Però pensavo che anche lui fosse sempre l'ex, semplicemente con la barba. Invece a quanto pare no. Vabbè. E bene, dovremmo esserci, no? No, l'ukulele, sto ukulele. Adesso sai dove cazzo te lo metto? Porca miseria. Non state... Dove te lo devo mettere l'ukulele? Qua. Oh, per l'amor di Dio, finalmente. Ok. Che fatica. Sbam. Una volta questa stanza sembrava più larga. 2013. Ah, ok, ci siamo trovati un nostro piccolo monolocale. Con monolocale intendo un trilocale come Dio comanda. Ah, faccio cazzo. Mica male, va bene, adesso... Oh, statura Eiffel è tornata, cazzo. Torre di Pisa, questa sì che è un monumento come Dio comanda, la mettiamo qui in bella vista. Cos'è quello? Tipo un occhio. Non mi piacciono i libri staccati, devo essere onesto. Sto macchina brum brum, mamma mia, che questa se la porta da anni. Oh, il mulino a vento, bellino. Questo è preso da Amsterdam, sicuro. Ok. Peter Pan. Ok, bene. Prima scatola andata. Poi qui facciamo la zona console. Telecomando della Wii. Ok, giochi della Wii. Anche se questo sembra più Wii U, mi sembrerebbe. Direi a occhio e croce. Questo è GameCube. Oh no, non mi dire che abbiamo anche il GameCube, zia. Non ci sta più un cazzo qui dentro, eh. Non iniziare. Oh, il pulcino. Qui, ma che bellino. Là. Il D20. Il D20 lo mettiamo nello studio. Là. Oh, finalmente si è messa a colorarle le figure. No, ho sbagliato, scusami. E là. Oh no, non ci stanno più i giochi del GameCube. Perfetto. Ora, telecomando. Qua. Non so cosa sia, ti metto qua. Vabbè, sai cosa? Mettiamo tutto qua dentro. Sono della stessa altezza, quindi vanno bene così. E questo cosa dovrebbe essere? Tipo un videoregistratore? Mettiamo accanto alla Wii. Giochi della Wii. Non so cosa sia. Non so cosa sia, ma sono della stessa altezza, quindi va bene così. E anche questa è andata. Poi, cos'è questo? Cos'è sta roba? Credo che sia tipo una radio... Di quelle impermeabili per la doccia? Boh, lo spero. Libri. Altri libri? Minchia, che cazzo di saggi che leggi, eh? Il 3DS, bello. Qui. Ah, cazzo, qua abbiamo anche i giochi del 3DS adesso. Ok, poi... Un guanto? No, cos'è? Ah, tipo una roba... Vabbè. Sto ukulele, madonna santa. Oh? Oh, attenzione, adesso sappiamo dove mettercelo l'ukulele.
C'è un apposito sostegno. Ah, qua è il libro su come imparare a usare l'ukulele. Non l'abbiamo ancora mai letto. Bene, questo lo mettiamo qui. Purtroppo c'è questo qua che stona un po', però hey, si fa quel che si può con quello che si ha. Questo album dei ricordi lo mettiamo in camera, assolutamente. Perfetto, qui, fantastico. E cestino, vabbè, il cestino ci sta. Ah no, è un portaombrelli, non è un cestino. Il bastone. Ha davvero un bastone? Perché è un bastone? Vabbè, la lampada ci serve per quando faremo le notti, in bianco. Il draghetto! Sempre sul letto il draghetto. Si sarà rotto il piede. Beh, effettivamente prima abbiamo visto le cose da mettere sulla schiena per quando ti fa male, quindi magari ha davvero qualche problema. Barbaro, non è una cosa divertente comunque, è inutile che ridi. Cioè, ridere delle disgrazie altrui non è per niente una cosa carina da fare. Mamma Pulcino. Spam qua. Questo lo prendiamo, lo mettiamo accanto alla mamma Pulcino. Guarda quella cogliona che si è rotta. No, mi dissocio. Mi dissocio dal deridere le persone che si fanno male perché è una cosa davvero brutta. Non si fa, non si fa. Mi fa morire che ci sono sempre più pulcini comunque. Sono sempre diversi poi. Quello pieno di... cioè, quello pieno nell'uovo non l'avevamo ancora visto. Ok, stanno facendo... aspetta. Mettiamoli in ordine di colore. Là, ma che bello. Bene. Ok, e una è andata. Adesso, bagno. Dai. Cosa abbiamo qua? La salvietta, la spazzola. La piastra la possiamo mettere qui. Cosa sono questi? Non lo so. Razzista? No, 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 no. Razzista in base a cosa, Gianni? Non so di cosa parli. Dov'è il bicchiere? Eccolo qua, sempre il nostro bicchiere fidatissimo. Poi, sapone. Carta igienica, qui. Trucchi, qui. Altra carta igienica, impiliamo, ancora carta igienica. La bilancia! Attenzione, la bilancia. Questa roba non so cosa sia. Ah, saranno i soliti tamponi e... e cazzi e mazzi vari. Mettiamoli insieme. Spruzzino, possiamo metterlo lì. Il Colgate. Ok. Bagnoschiuma, lozione per capelli. Il cestino. Che è lo stesso che ho io a casa, tra l'altro. Altre robacce varie. Ok. Questo è sempre il coso per il dolore alla schiena. Il deodorante, va bene. Pillole. Non so per cosa, ma pillole. Questi sono, credo, ancora il contraccettivo. Ah, il pronto soccorso, eccolo qua. Cerotti, che non si sa mai, metti che ti fai male. L'unguento. Clipper. Oh, la oh, finalmente una spugna come Dio comanda. L'insetticida, che può sempre fare comodo. Aspetta però, perché questo magari lo mettiamo qui, sì. E l'insetticida lo mettiamo qui, dai. A caso. Bene, camera da letto. Mutandine. Davvero posso mettere le mutandine lì? Che tristezza. Che tristezza forte, eh. Ma quella è la borsa dell'acqua calda. Ci ho fatto caso solo adesso. Ci ho messo un po' a capire cosa fosse. Ma io voglio prima tutte le grucce, però. Scusami, non mi fare le cose una alla volta.
mutandine. Ma calze lei non ne usa? Domanda. Perché se sono tutte mutandine vuol dire che davvero lei calze non ne ha. Non abbiamo ancora trovato un paio di calze. Male male, sì, perché poi ti vengono i funghi, eh. Bisogna usarle le calze, ragazzi. È importante. E levate. Mannaia. Ok. Ma? Ah, ok. Pensavo di averlo già messo l'altra scarpa. La sveglia. Io questo non so cosa sia. Credo che sia tipo una cosa degli attrezzi. La mettiamo qui. iPod sempre accanto al letto. La foto di famiglia. Qui, va bene. La candela, a caso. Porta candela, immagino che sia questo. Ok, sì. Allora no, scusa, prendiamo l'iPod. La candela, il portacandela lo mettiamo qui. E poi l'iPod qui, così si rovina. Oh no, non ho più spazio per le candele. Panico, panico, ok, qui. Ok. Ah no, posso staccarle, nice. Ok, reggiseni. Altro reggiseno. Ha smesso di usare quelli bianchi? Luce varie. Bel vestitino. Questo tappeto di yoga che chi cazzo lo usa mai? Come l'ho detto, non ha smesso di usare quelli bianchi. Il porcellotto. Oh, l'ha riparato. Ma che brava. Guarda, guarda, guarda. Ha ricucito dietro. Ha riparato con una pezza qui davanti. Ma che brava. Hai visto che serviva a imparare a cucire? Ma pensate, brava, brava, brava. Sono contento per il maialozzo. Bellino questo toppino. Spostiamo tutto adeguatamente. Questo magari no. Così possiamo fare questo, poi questo, poi mettiamo questa qua e sistemiamo tutto. Ok. E anche questo è andato. Poi, altra gruccia, o ometto, come ho scoperto che si chiama, meglio che molte come ho scoperto che molte persone lo chiamano. Io fino a tipo 5 anni fa non avevo mai e poi mai in vita mia sentito il termine ometto per definire una gruccia. Giuro, mai. Ok. Questa la mettiamo qui. Datemi un attimo. Possiamo metterlo qui, sì. No, dai. Ok, cerco di organizzarmi un attimo. Per dopo, perché mi sa che dopo questa stacchiamo con Can Unpacked. Bellino come gioco. Magari lo portiamo anche domani sera, però portarlo per 3 ore di fila mi sta un po' tirando scemo, devo essere sincero. Ok. E anche qui in camera abbiamo finito. Perfetto. Adesso cosa ci manca? Vediamo un po'. Allora, il diploma lo possiamo mettere qua sopra, direi. Sì. Ah, no, guarda, qua la lampada ce l'avevamo, quindi la bajur magari la mettiamo in camera. Un po' incasinato però così il... Vabbè, teniamola qua, vediamo poi che ci dice lui.
Sta 24 ore. Ok. Colori. Altri colori. Lo mettiamo giusti. Ancora colori. Cuffie, importantissime le cuffie. Però a sto punto, scusami, io prendo anche l'iPod. No? Lo piglio e lo portiamo nella stanza qua. Così lo usiamo quando dobbiamo lavorare. Ok. Poi. Beh, qui però abbiamo una bella libreria, quindi non dovremmo avere grossi problemi a impalcare un po' tutto. Attenzione. Io ce l'avevo questa cosa, era molto divertente. Possiamo impilarlo uno sull'altro, fantastico, il cestino qua. E insomma, comunque secondo me andrebbe un attimino ristrutturata qua la zona, perché anche la cucina stavo vedendo che non è proprio messa benissimo, Per il resto non è male la casetta, però, insomma... Potrebbe essere un attimino rivista, mettiamola così. Il cactusino, che bellino. Ok, qua i soliti libri. La balena. Qua. Mi piace mettere le cose qua sul davanzale. In pericolo di caduta. Il computer, assolutamente importantissimo qui. Tavoletta grafica, la possiamo mettere sopra il computer. Type, mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Anzi, guarda, possiamo metterli direttamente qua sotto, così. Penne per scrivere. La gomma per cancellare. Questo nella bacchecozza. Anche questo nella bacchecozza. Pure questo nella bacchecozza. Mi chiedo se si sia portata dietro la foto dell'ex. Sono molto curioso di saperlo. Ma basta, che vuol dire ma basta? La foto dell'ex? Bruciala. No, io lo sai come la penso. Io sono dell'idea che se non ci si è lasciati con rancore, per motivi chiaramente sensati, si intende. Ah, guarda, questi possiamo appenderli, fantastico. Se non ci si è lasciati con rancore, è bello comunque mantenere i rapporti. Non necessariamente i rapporti, però almeno i ricordi. Questo è The Binding of Isaac, palesemente. 99% delle mie relazioni sono finite con estremo rancore, ma questo perché tu stai con gente scema, nel 99% dei casi. Con gente scema o psicologicamente instabile e oggettivamente tossica da morire. Quindi, nel senso, voglio dire, non facciamo di tutta l'erba un fascio, ecco. Che bello sto quadro, mi piace, mettiamolo qui. Poi la lava lamp. La stampante. Io sta copertina non so dove metterla, però, onestamente. Mettiamola sul... Ah, non c'è neanche un divano. Aia. Non lo so, comunque secondo me è sempre meglio chiudere, quindi non ci parliamo più io e te. Smettiamo di parlarci di nuovo. Fammi capire. Che cos'è sta roba? È tipo una... Come si chiama il coso della stampante? Lo scanner, ecco. Se il cestino con tutti i cavi del cazzo, che bello. Siete pensati il mio BFF prima di qualsiasi altra cosa. Va bene, va bene. Quante scuse, però. Questo che cos'è? Ah, questa è la carta per stampare, quindi ce la mettiamo qua. Questo lo possiamo mettere qui. Forse... Oh, il router, attenzione, ci stiamo evolvendo. Siamo finalmente nel 21° secolo. Mettiamolo qui, il router. Orologio da parete, quindi lo sbattiamo lì. Quanta modernità, hai visto? Figa, nel 2000... Che anno è questo? Il 2000 è? Non mi ricordo manco più. Questo è il 2013. Beh, più o meno anch'io, sì. No, aspetta. Ah, ok, madonna, che spavento. Mi sono cacato sotto, pensavo ci avesse fatto ricominciare da capo.
No, mamma mia. Aiuto. Sono molto fiero di me. Oggi sono riuscito a completare 2 bottiglie d'acqua. Viva me. Cos'è sta roba? Un poggiabicchieri, tipo? Qui abbiamo finito, sì. Sì. Senti, ma io la stampante magari la metterei qui. Con i fogli accanto. E magari sopra lo scanner. Che è un attimino più comodo. Sto libricino del cazzo lo mettiamo qua. Basta, ho deciso. Questa roba secondo me la possiamo un po' spostare. Nel senso che non c'è bisogno di mettere tutto lì. O meglio, questo magari lo lasciamo qui. Però il computer con questo, con la Cintiq, lo mettiamo qui. Qua, no, i bei colori ci stanno qui sopra. Però magari l'iPod lo mettiamo qui. Cuffie le mettiamo qui. Questo va bene. Questo lo mettiamo qua. La lava lamp, dai, la teniamo. Questo ok. Questo non so cosa farmene. Boh, lo lasciamo qui però. Dicevamo, scusate un attimo. Ok, adesso, qui, tutti i vari forni, fornelletti, fornellini e cazzi ammazzi. Coltelli a sinistra, forchette al centro, cucchiai a destra. Qui possiamo staccare i nostri poggiabicchieri. Cucchiaini, misurini, cazzi ammazzi. Questo è, cos'è che è, il coso di soia? La soia quella, sì. Mattarello, attenzione, fa le cose... Oh, stavo giusto dicendo. Fa le cose fatte in casa, infatti c'ha gli omini, probabilmente fa i biscotti. E anche i cuoricini. Cos'è sta roba? Non lo so, credo altri misurini. Il becker. Ah, questa è tutta la roba per fare i biscottini. Dai, mettiamolo tutti insieme. Caffettiera la possiamo mettere qui, a portata di mano. Il termos qui, i cucchiaini qui. La spazzola per pulirlo, mettiamo qua sopra. Ok, poi. Ho bevuto però adesso devo andare un attimo in bagno. Torno subito, amichetti, a fra poco.
Rieccomi qua. Allora, dicevamo, un attimino che li metto tutto a posto, perfetto. Allora, questo il pentolino lo mettiamo qui sotto. La padella la mettiamo sui fornelli, direi che tanto la useremo spesso. Ciotole varie, impilate l'una sull'altra. Il coso dei biscotti è ancora lì, però è scheggiato. Guarda che è molto carina questa cosa che loro ti fanno vedere che il tempo passa, rovinando un po' gli oggetti che lei utilizza. È molto bella come cosa. Perché ti fa vedere non solo il fatto che appunto il tempo passa, ma che lei ha, ha la maggior parte delle cose che mantiene ci tiene, no? Infatti te le rivedi, tipo la mamma chioccia con i pulcini, questo che viene scheggiato, la tazza che una volta la usava per bere, immagino la colazione, cioè il latte a colazione o il caffè a colazione, e poi quando si è scheggiata ha iniziato a usarla in bagno. Molto bellino, molto bellino. Canovaccio, 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 va bene. Tagliere. Qua. Vicino. La bagnetta. Ok, questa è sempre quella. Vediamo se ci sarà la foto del... un 3 a caso. Attenzione, no, facciamo così, 30 anni, dai. Cos'è sta roba? Un uguale? 3 uguale cuoricino. 333, come diceva Barbara un tempo. E questi sono sempre i soliti misurini, li abbiamo già visti prima. Ah no, questi tipo... No. Ah, ma queste sono tazze. Ah, 333, esatto. Queste sono tipo tazze. Ah, ma scusa, qua abbiamo un altro canovaccio, mettiamo tutti insieme. Dannato Mac. Tu compri la roba che non funziona. Zucchero. Si è fatta tutte le tazze colorate, che cosa carina. Ok, sale e pepe. Questo è miele? Ma ora ti sto seguendo da Windows. E infatti, adesso mi segui. Puoi scrivere un cuore come Dio comando. Il timer uovo, che bellina sta cosa. Coltellazzo, lo mettiamo qui. Ah. Vedi, vedi? Adesso che scrivi da Windows, puoi farlo. Una star, il koala. Bene, va bene. Più. Due. Ma perché? Ma in base a cosa? Vediamo se mi sblocca uno sticker, no? Oh sì, me l'ha sbloccato! Hai visto che matematico che sono? Un genio! Ok. Poi, cos'altro abbiamo? Piatti! Ah cazzo, giusto, ci mancavano i piatti. Upsi! È vero, ecco cosa serve in cucina, cazzo, i piatti, giusto, cavolo. Ok. Piattini, li mettiamo tutti qua, impilati uno sull'altro, i piatti. Allora, io a questo punto farei così. Che fastidio che non ci sta la quarta tazza, mamma mia. Dai, così dovremmo starci tutti. Senza problemi. L'oscolapasta lo possiamo mettere qui sotto. Piattini vari. Ciotoline. Il vassoio, cosa? Ah, beh, sì, per i dolci, giustamente. Stavo chiedendo cosa se ne facesse del vassoio. Lo usa per i dolci, giusto, giusto. Ci sta, mettiamolo qua. Altri piattini. Lo scottex lo mettiamo qua. Le formine. Ci sarà un'altra formina, no? Però, cioè, nel senso, mo, la soia, voglio dire, possiamo anche metterla un attimino più inculata, no? Io farei che i canovacci li mettiamo qui. Questo tagliere lo mettiamo qui. I piatti, tutti e due. Ben due piatti, ragazzi, due piatti. Mettiamo qua, e poi le ciotole, anche queste le usiamo spesso, quindi mettiamo qua. La salsa di soia è vita? Sì, va bene, però... cioè, la bevi ogni giorno la salsa di soia. Dai, va bene, abbiamo capito, te la metto qua. Basta che ti stai zitto. Basta che ti placchi. C'era questo mio compagno di accademia che usava sempre... Cioè, quando era incazzato... Anziché diceva dire alla gente stai zitto o taci coglione, cioè placati.
Il microonde! Holy fuck, sopra il frigo, perfetto. La cucchiara. Il sapone io lo metterei in bagno, no? O ce l'abbiamo già in bagno un sapone? Ce l'abbiamo già in bagno un sapone. Allora mettiamolo anche in cucina, dai. La spatula. E poi abbiamo il tostapane, che secondo me possiamo mettere qui. Un candelabro ebreo, what? Ebraico, ebreo, non so come si dica. Va bene. Il tuo modo di organizzare casa è disturbante, zia. Allora. Sto giocando da quattro... Prova a farlo tu per 2 ore di fila. Cambiando casa ogni 10 minuti, tipo. Non è proprio facile rimanere sani di mente e riuscire a fare tutto quello che si deve fare. Già è tanto che sto mettendo le cose in una posizione quasi relativamente decente. Oh, vediamo, un minimo di rispetto. Quando ti trasferisci sappi che verrò a casa tua e disporrò tutto secondo il mio gusto personale. Buona fortuna a entrare in casa mia. Buona fortuna a entrare. Quello è da lavare, dai, facciamo che è da lavare. Il vassoio. Perfetto, abbiamo finito. Madonna, quanta roba che non gli piace. Che cazzo te lo devo mettere questo? Lo infilo nel culo, te lo infilo. L'acqua, perfetto. Poi, questo qua, dove va? Qua. No. Vassoi vanno bene qui? No, perfetto. Questo include anche il letto per la mia cameretta. Non ci sarà nessuna tua cameretta, Barbara. Non posso permettermi una casa che abbia anche la tua cameretta, cazzo. Come te lo devo dire? Ah, guarda, qua ci posso mettere un po' di roba, tipo i vassoi. Nice. Cos'altro non ti piace qui? Qui non so cos'altro posso mettere nel... Oh, perfetto, guarda. Questo posso metterlo qua. Questo posso metterlo tipo qua. No? Qua? 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 Dove cazzo vuoi che lo metta sto coso? Qua, perfetto. Era facile. Poi. Cos'è che... Vabbè, mettiamolo qua. Qua. No, qua. No. Qua. Dove cazzo te lo devo mettere quello? Che cos'è innanzitutto? Non è tipo una radio? Dove la vuoi la radio? La vuoi qua in bagno? Camera da letto, la vuoi la radio? Senti zia, dove stracazzo vuoi sta radio? Me lo devi dire. Ah, qui? Raga, non capisco cosa vuole. Cosa vuole questo gioco da me? Perché non mi fa mettere sto coso che sembra una radio dove voglio io? Siamo in cucina? No. Niente, non vuole. Non so dove vuole che io metta questa cosa. È tipo il digitale terrestre, non capisco. Perché deve essere tutto così difficile? Spiegatemelo. Ah, beh, niente, vabbè, così lo voleva proprio preciso in quel modo, vabbè. Vabbè, che dire. Ok, questo qua. Questo qua. Vabbè, il telecomando Wii. Che la Wii la usiamo tanto. Poi, qui abbiamo il pesticida, non lo vuoi lì, va bene. Lo piazziamo qui dentro, posso, no? Qui. E lo spruzzino anche questo qui, no, questo non ti va bene. Qui, qui va bene. E poi la radiolina va bene lì. Ok, e le pillole invece no. Le pillole le vuoi dove? Dove te la dovevo mettere le pillole? Ah, qui, sul letto. Va bene, così ce le ricordiamo. Ok. La borsa dell'acqua calda.
La borsa dell'acqua calda è in cucina? Ipotizzo? Butto lì. Barbara, tu dove tieni la borsa dell'acqua calda in camera tua, in casa tua? Qui, qui dietro, no. Ci ho sperato. Ah, borsa dell'acqua calda. Nel cassetto dei medicinali, la borsa dell'acqua calda, vabbè. Va bene. Ok, I guess. If you say so. Ok, sta lampadina. Vabbè, mettiamola lì, vaffanculo. Il computer non gli va bene lì. Vabbè, mettiamolo qui. Ok, iPod lo mettiamo qui. No? No? iPod lo mettiamo qui allora. Alla fine la prendo quando sto male. Ci sta. Mia nonna la usava tipo al posto dei riscaldamenti. Vabbè, io non al posto dei riscaldamenti. La utilizzava per riscaldare il letto. Tipo quando cucinava la sera, dopo un po' che mangiava, quindi si metteva lì tipo per le 8 a cenare, per le 9 lei di solito va a dormire, 9, 9 e mezza, quindi dopo cena lei metteva l'acqua calda sul fuoco e alle 8 e mezza preparava la borsa dell'acqua calda, 8 e mezza, insomma 9 meno un quarto, e poi la sbatteva sotto il letto, in modo che poi quando andava a dormire... si ritrovava il letto caldo. Big brain time, mia nonna. Mica cazzi. Cosa manca? Mostrami. Cosa non ti garba qua? Ah, la copertona. È la copertona. Ah, questa non è mai la copertona, ma è l'accappatoio. Nice. Nice. Bene, 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 bene. Eccoci. La fenice, siamo respawnati dalle nostre ceneri. Mi sono mancati i bei bagni lunghi. 2015. Non so cosa siano quelle palline, però abbiamo vinto qualcosa, a quanto pare. Può essere che siano tipo nostri libri, questi qui? Quanta roba c'è? Beh, dovremmo riuscire a starci. Dai, cerchiamo di concludere la serata con un'ultima... Ma, scusami? Può essere che si stia trasferendo qualcuno da lei adesso? E che sia tutto full circle? Non so dove mettere questo. Non so neanche cosa siano, sembrano tipo Blu-ray. E niente, stasera si è rimessa con l'ex. No, 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 questa è una raga... Questa è Sea Viper. Questa è palesemente Sea Viper dei Pokémon. Ma palesemente, bro. No, secondo me non si è rimessa con l'ex. È troppo diverso lo stile. Non ci sono chitarre, non ci sono cravatte. Non è l'ex, dai. Palesemente, no, ti dico di no. C'ho pure le piantine, l'ex mica ci aveva le piantine, dai. Dai, su. Ok, là nell'innaffiatoio. Possiamo fare che tipo... un attimo complessa la situa qua, No, scusami, questo lo possiamo mettere qui. Ci sta giusto giusto, guarda. Ah, no, Sea Viper. Dai, questo è Sea Viper, dimmi di no. Dimmi di no se c'è il coraggio. Forza, ti sfido. Ti sfido a dirmi che quello non è Sea Viper. Non so dove metterla sta roba. Ah.
Allora no, dai. Adesso lo sa lei. Adesso lo sa lei che ha giocato a Pokémon 20 minuti in vita sua. Vuole parlare con me. Anti-Hero Season 2. Vuole parlare con me che ero già campione della Lega Pokémon prima ancora che lei aprisse gli occhi. Dai, fai la brava. Madonna santa, quanti sono? Ok, abbiamo bisogno di prendere un po' più di spazio, mi sa. Liberiamo qua e facciamo così, uno a uno, piano piano. No, non ci stanno, cazzo. Aspetta. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. La Madonna, la testa di Cthulhu a caso proprio. Ma e tutti sti... Cioè... Tutta sta roba per le piante. Dove cazzo me la metto io? Non c'è fisicamente spazio. Senti, la metto qua. A posto. Bene, e uno è andato. Poi, aspetta, no, 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 cosa ho visto? Questo qua, ma qui, perfetto. Adesso il bagno e la piantina la possiamo mettere nella doccia? Altri trucchi, sta con una ragazza, quindi mi sa. Avevo già denotato probabilità, possibilità, eventualità, però a quanto pare sta proprio con un'altra ragazza adesso. Magari è semplicemente una sua coinquilina, non è detto che siano fidanzate. Che sta roba, sono tipo orecchini? Ah, no, il coso per farsi le ciglia, madonna. C'è una stanza sola, però... ho capito, vabbè, dormiranno insieme. Sono cose che capitano, su via. Tanto voi ragazzi mica crea problemi, no? Tu hai dormito spesso e volentieri con Valentina nel letto. Io non ho mai dormito nello stesso... No, non è vero, ho dormito nello stesso letto di Pika. Ho anche dormito nel letto con Sal. A me sinceramente sì, davvero? Ti crei problemi per ste cose? Molto sessista da parte tua, Barbara. No, comunque stavo dicendo, io non ho mai capito il perché le ragazze utilizzino sta cosa dell'allungarsi le ciglia. Cioè, non... Perché? Che senso ha? Non rende più belli avere le ciglia più lunghe? Boh, vabbè. Solo perché ho paura di abbracciare il sonno, come? Ma davvero? Ma è solo per questo, scusa? Ma che te ne frega? Oddio, ah, guarda, c'ha l'altro comodino adesso, vedi? Ma devi capire come cazzo fai a starci stare tutta sta roba. Oh! Facciamo la collezione dei peluche. Là, ma che stivalozzi. Altre grucce. Non ci starà mai tutto. Oh, che bel vestitino. È favoloso. Bene, è un andato. Prossimo. Oddio! Quanti peluche però. Quanti peluche, non ci stanno fisicamente. Ecco, questa cosa di mettersi le piante... Queste credo che siano finte, o comunque piante grasse, però in generale sapevo che mettersi le piante in camera non è una buona idea. Perché tipo... Non dormi bene se hai... Ah, ecco, hanno due compartimenti diversi l'uno dall'altro. Ok. Non dormi bene perché dovresti avere tipo mancanze di ossigeno, una roba così? No, in realtà loro lo emettono l'ossigeno. Non lo so, non l'ho mai capita sta cosa, però avevo sentito che è meglio non dormire con le piante nella stanza. Dai, ma si è trovata la coinquilina con i vestitini da waifu, ma scusa, la voglio io una
Una ragazza, una coinquilina con i vestitini da wife. Guarda, guarda. Mette solo vestiti, sta qua. Solo vestiti. È il mio sogno, una ragazza che mette solo vestiti. Un walkie talkie a caso. Due walkie talkie, ok. Magari è sua sorella minore. Però mi sembra strano. Ha già i così per le ciglia. Guarda, 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 i toppini. Va che bello che è. Oddio, questo dove cazzo lo metto? Zia? Eh no. E come facciamo? E mica ci sta tutto. Walkie talkie. Perché uno si porta i walkie talkie? Ma che cazzo? Vabbè. E questo non so proprio dove metterlo. Forse lo posso mettere tipo qua? Se tolgo questi lo metto... No. Boh, non so dove metterlo il portagioie. Però lo metto qua. Però non credo che vada lì. Ah, occhio e croce, decisamente no. Comunque, ho le cuffie. Le cuffie. Mettiamo qua. Cos'è sta roba? Shanghai? Ah, no, è il coso per l'incenso. Ok. Ah, qui. Guarda, possiamo mettere tutto qua, guarda. Ma che bellino. Anche le piantine le mettiamo qui. Là, ma che bello. Le scarpe, i sandaletti li mettiamo qua. Oh no, non ci stanno tutte le scarpe. Va bene, ce l'abbiamo fatta. E zainetto. Ma secondo me davvero è la sorella minore, eh? Sto zainetto, vai. Fa tanto ragazzina delle medie. Block notes con la penna, lo mettiamo qua. Oddio, guarda che bello. No, ma davvero mette solo vestiti sta qua. Adoro. Mettiamolo qua, non lo vuole prendere. Non so perché, ma... Lo prendi proprio? Ah, sì, vedi, adesso lo prende. Questo lo mettiamo qua, perfetto. Pantaloni qui, altre mutande. Là. E maglioncini, ne avevamo già uno? No, mettiamolo qua, perfetto. Pantacollant, i pantaloncini, ci sta? No, mi sa di no. Possiamo metterli in link. Impilati. Ok, mutande abbiamo finito. Perfetto. E anche con la camera siamo a posto. No, abbiamo questo, cazzo. Posso mettere, ok, posso metterlo sotto il letto, nice. Qui non c'è niente se non il suo portagioie, che non ho ben capito dove dovrei posizionarlo, ma va bene. Piantina qui. Oh. La tazza va bene qui, l'altra tazza va bene qui. Oh, il grattugia parmigiano, questa è italiana. Questa è italiana sicuro. Uè, guaio. Ah, guarda. Tutto qua. Vediamo se anche A, E, I, O, U sblocca qualcosa. Niente, ci ho provato. Ci ho sperato. Qui cosa abbiamo? Una cacchetta. Va che bella la cacchetta. Altro cucchiaio. Questo che cos'è? Qualcosa? Non lo so. Va bene. Cos'è sto coso? Ah, per grigliare il pesce? Tipo? Si mette tipo così? Non ho idea di cosa sia, vabbè. Qua condimenti vari. Il pestello. Attenzione, tre girasoli. Ok. E vabbè. Ah beh, però questo è per scolare i piatti, no? Quindi in teoria va qua, per forza. Beh, fa comodo. Sta cosa che sopra il tagliere non puoi mettere altri oggetti mi tilta tantissimo, giuro. Perché?
Ah, questo è il coso per fare i baozu? Ba? Tu che sei asiatica e lo sai sicuro. Che ti piacevano tanto i baozu. Ti piacciono ancora i baozu? Baozi, Nikuman, vabbè, quello là. Piacciono ancora quei cosi? Bene, è pieno di roba che non gli va bene, fantastico. Il tostapane perché no? Sì, ma sono a dieta, mi vedo da una vita e mezzo, va bene. Serve tipo a trasportarli, no? Quello che si vede tipo negli anime quando c'è la consegna di quei cosini. Io non so cosa sia sto coso, non capisco cosa mi serve, aiuto. Aiuto, non so cosa sia. Cosa tipo il coso per il gelato, no? Non è il coso per il gelato questo? Perché non gli va bene lì? Boh, vabbè, non lo so. Help. Questo ancora non gli va bene? Oh, perfetto. Adesso sì. Adesso sì, lì in mezzo al cazzo sì, accanto agli altri no. Va bene. Mettiamo qui? Non so dove lo vuole. Sul frigo, nel frigo dovrebbe volerlo, no? Boh, vabbè, io lo lascio qui per ora, poi vediamo. Adesso, qui cosa c'è che non va? Qui c'è qualcosa che non va? No, qua a quanto pare siamo a posto, va bene. In bagno. In bagno abbiamo i trucchi. I trucchi, zia, non ci stanno mai nella vita forever. Forse qui? Vabbè. Questi trucchi, la gente che si trucca, mamma mia. Ebbene, questo portagioie. Tu lo vuoi in camera, vero? Ma io, figlia mia, in camera dove cazzo te lo metto? Dove stracazzo te lo metto il portagioie? Non ci starà mai. Ma mai e poi mai, proprio. Ah, però forse qui per te gli va bene, ok. Vabbè, se gli va bene, chi sono io per dire di no? Giusto? Perfetto. Adesso, questo magico cosino, secondo voi, che cazzo è e dove va? Proviamo in sala. Sala non gli va bene. Proviamo qua. Metto il cestino adesso, no. Non ho capito a che cazzo serve sto coso, ragazzi. Aiutatemi. Mi sembra una roba per la cucina. Tipo per gli... per i gelati, no? Però non lo vuole... non ne vuole sapere. Ma tu che sei chef, a che serve sta cosa? Non è il coso per i gelati? Se tipo ti metto qua, ti va bene? Ah, qui sì. Vedi, sembra quello per fare il pallino di gelato, è quello che ho pensato anch'io. Senti, vaffanculo, facciamo così. Oh, sempre sia lodato. Ce l'abbiamo fatta? Oh, famiglia la felice. Novembre 2015, esattamente 6 anni fa. Non vedo l'ora di affrontare delle nuove avventure culinarie. Fresche avventure culinarie. Ma basta però, sì, no. Adesso stacchiamo. 2018. Oh, si sono trasferiti in una casa come Dio comanda. Bene, 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 sono contento per loro. Quit. Ok, allora. Beh, che dire? Che dire, signore e signori? Questo era unpacking. Parliamo un attimo di questo giochino. A parte il letto, vabbè, tutto disfatto. Mi sono dimenticato di sistemarlo prima dello streaming. Sono un disastro. Parliamo un attimino di questo giochino. Lo trovo molto carino, sinceramente. Lo trovo molto, molto carino.
È molto più soddisfacente e intrattenente di quanto mi aspettassi, devo essere sincero. Perché ero convinto che mi avrebbero rotto dopo un'oretta, un'oretta e mezza. Invece il feedback positivo di riuscire a mettere e incastrare tutto correttamente, devo dire che mi ha tenuto incollato allo schermo molto più di quanto pensassi. Chiaramente è un giochino, è una robetta così anche da giocarsi sul cellulare, secondo me è una roba molto semplice, che però fa bene il suo lavoro, è una cosa carina quando vuoi rilassarti un attimino, vuoi passare quella mezz'oretta, quell'oretta in pace con l'anima, o anche solo 20 minuti tranquillamente. E ti butti lì, accendi il gioco e dici: ah, vabbè, dai, oggi sono a posto così, mi rilasso un attimo, mi calmo. Sì, ci sta, molto, molto bellino. Apprezzo molto. Non so se domani sera lo porteremo di nuovo, perché forse mi dovrebbe arrivare una roba da giocare. Nel caso. Anche se non mi arrivasse quella cosa da giocare, non so se lo porterò ancora, perché mi rendo conto che magari portarlo in streaming sì è divertente perché chiacchieriamo e cazzeggiamo, però onestamente non è che sia tutto questo granché come gameplay, non c'è neanche una storia, c'è poco da analizzare. Quindi insomma, bellino, ero curioso di provarlo, ho detto vabbè, proviamoci per questa serata, però vabbè, non so se lo porterò di nuovo domani sera. Detto questo, io vi saluto, vi do la buonanotte, grazie mille per essere passati, come al solito, un bacione, ci becchiamo domani sera di nuovo alle 21 con un altro gioco potenzialmente o di nuovo con Unpacking, chi lo sa, chi può dirlo, non si sa mai. Buonanotte a tutti, da me e da, come ti chiamavi tu, Rainbow Dash, a caso, e niente, statemi bene, ciao belli.